Oh, baby, I'm a
A tutti voi amici in ascolto un cordiale buonasera, siamo qua occasionalmente dopo un paio di giorni dall'ultima diretta proprio perché siamo ovviamente nel weekend di Pasqua, quindi è mia intenzione non dare troppi vincoli, non opprimere con questo angolo di spettacolo ludico un fine settimana che sappiamo essere intaccato da parentopoli e naturalmente riposo per coloro i quali siano lavoratori o studenti, è indifferente, insomma lasciamo anche un po' di tranquillità a tutti gli avventori e gli affiliati che con costanza hanno deciso sin dagli albori di questo 2024 denso di novità e di promesse di accompagnarci nel nostro viaggio per il sistema Stenton e prossimamente anche per il sistema Pyro. Pertanto, stasera giocheremo la fase 3 dell'iniziativa Overdrive che è stata lanciata attorno alle 3 di questo pomeriggio. Ogni venerdì di ogni settimana da qua fino alla fine di aprile avremo di fatto lo scattare di una nuova fase di questa concatenata di missioni dinamiche che ci accompagnerà a quello che è un po' uno Xenotret restaurato, uno Xenotret 2.1, anche se chiamarlo così non è troppo sensato. Quindi sono missioni dedicate a questo gruppo terroristico, gli Xenotret, che arrivano da Pyro e che sono antidemocratici, sono rivoluzionari in senso reazionario, per così dire, vanno contro l'attuale governo imperiale per ovvi motivi di incapacità naturale del sistema centrale di garantire alla cittadinanza e alle corporazioni un ambiente spaziale sano e sicuro dove poter esercitare crescita individuale, naturalmente professionale, soprattutto economia ed eventualmente profitto. Quindi questi Xenotret, sebbene abbiano bandiere ideologiche, nascono comunque da quelli che sono i meccanismi che storicamente sappiamo essere un po' all'origine di questo genere di movimenti, ovvero la povertà, la fame ed eventualmente anche la mancanza di uno scopo e soprattutto l'incapacità di sinergia del governo con i voleri dei cittadini. Sappiamo che l'impero di questo 2900 è molto simile, lo ribadisco tante volte, al impero romano del III secolo, quindi siamo in un contesto letterale da Far West. Gruppi come questo sono all'ordine del giorno e vedrete che nel corso anche di eventi dinamici e poi filoni narrativi che arriveranno da qui ai prossimi anni saranno coinvolti molti gruppi paramilitari simili. Non per niente molte organizzazioni anche italiane, non naturalmente, che si dedicano con un po' di criterio anche a quello che è il gioco di ruolo, sono a loro volta delle aziende oppure delle entità, meglio chiamarle così, più universalmente intese, verticalmente dedicate a tutti i settori, sicurezza compresa. Eserciti privati, marine private sono la norma in quello che è lo spazio imperiale attuale, quindi diciamo che anche lato narrativo tutto si incastra abbastanza logicamente, anche se il dettaglio è ancora presto per pretenderlo, anche perché buona parte del gioco che noi operiamo oggi in Alpha poi farà la sua parte, sarà integrato attivamente in quella che sarà la narrativa, diciamo, a livello proprio di eventi, a livello di occasioni, di spunti di gioco nel gioco finito, in quello Star Citizen 1.0 che il buon Cristiano Roberto ha citato nella sua ultimissima lettera dal presidente, che è previsto un video su quella in cui più dal taglio un po' editoriale, quindi ovviamente ci vorrà un po' per produrlo, ma c'è tutto il tempo visto che la prossima lettera sarà da qua a un anno e mezzo probabilmente. Questo è un anno che ci offrirà qualche momento vuoto, sì, ma saranno veramente pochi, perché è un anno che secondo me, e questa è ovviamente il mio modesto parere, è un anno da sole due patch, questa 3.23 clamorosa a livello di contenuti che arriverà, dicono metà aprile, per me ribadisco sarà metà maggio, e poi la 4.0 con il CitizenCon, quindi saranno quelli lì i due grandi spartiacque. Ci sarà la possibilità di godere, di fruire, di bruciarsi con la miriade di novità in arrivo, ma poi ci sarà anche maniera di rifiatare in qualche maniera da tutte queste cose. Quindi, iniziativa Overdrive, la fase 3 che giocheremo stasera prevede delle battaglie spaziali, un primo livello un pochino più massiccio rispetto agli agganci, ai mandati molto particolari delle prime due fasi, sia in terra che in cielo naturalmente che nello spazio. Queste battaglie saranno svolte, si svolgeranno contro delle flottiglie dotate anche di varie corvette e di
qualche decina di caccia, almeno così fu nel periodo di test di questa catena di missioni in PTU, quindi è passato un po' di tempo, però insomma ci stiamo arrivando e naturalmente lo giocheremo assieme, quindi mi raccomando ragazzi, se qualcuno ci scopre nella serata di oggi, se qualcuno ci ha scoperto anche dai VOD passati o comunque chissà perché, insomma, è passato da queste parti, ha visto me che parlavo e ha detto ma perché non possiamo giocare al posto di parlare? Sappiate che noi siamo qua a disposizione, come dico sempre, che siate nuovi, stranuovi, che abbiate comprato il gioco 10 minuti fa o che siate veterani qua da 10 anni e più come il sottoscritto, non importa. Se voi volete giocare una sera ci trovate online qua su Twitch, ma anche online sul Discord quando qua non c'è nessuno, ci mancherebbe. Vedete qualcuno giocare? Chiedete, entrate a gamba tesa senza pietà, che se si può si gioca assieme. Quello è lo spirito che funge un po' da aura di questo nostro focolare ludico, quindi mi raccomando, anche se siete solo qua su Twitch, l'importante è che siate ricettivi, che abbiate in ascolto quello che succede, noi vi invitiamo al party e venite a giocare con noi. Anche perché spuntare tutte le fasi dell'iniziativa Overdrive, magari alcune, adesso più si va avanti più diventano ostiche da completare anche in solitaria o in coppia, magari può essere più veloce, può essere anche più utile e funzionale svolgerlo con un buon organico, in maniera da poter garantire anche in una serata appunto la V verde sulle varie fasi. Perché serve quella V verde? Perché ovviamente l'iniziativa Overdrive, oltre a accompagnarci verso questo rimaneggiato evento dinamico, servirà anche e soprattutto per garantirvi all'interno dell'hangar, quindi come un cross chassis upgrade a livello proprio di pledge, un aggiornamento, uno slot diciamo di armamento, non so neanche come lo gestiranno, probabilmente sarà un CCU da applicare all'F7A, l'F7A Mark II, che ovviamente con l'iniziativa Overdrive la Cloud Imperium ha lanciato anche la variante civile di questo Mark II dell'Hornet, che è stato caccia di idea dell'impero, è tutt'oggi spina dorsale perché è uno dei caccia più prodotti in assoluto nella lore di Star Citizen, quindi il Mark I lo conosciamo tutti, ci sono una miriade di varianti, compreso il Super Hornet, che diciamo hanno il loro spazio nell'attuale meta di combattimento. Questo Mark II, la versione civile appunto, è stata posta in pledge, disponibile Warbond con assicurazione a vita e non Warbond con assicurazione 6 mesi, durerà il pledge probabilmente per tutto questo mese e mezzo di Overdrive, e completate tutte e 6 le fasi di questa iniziativa, voi avrete in automatico nell'hangar un CCU gratuito che vi permette di aggiornare questa variante civile alla variante militare. Per la prima volta in assoluto nella storia di Star Citizen viene data in mano ai giocatori, non propriamente gratuito, perché ovviamente ti serve prima pledgeare l'F7C che costa comunque i suoi 190 euro, però l'aggiornamento a questa prima variante militare per la prima volta messa in mano, come dicevo, ai giocatori nell'universo persistente sarà gratuito. Ovviamente bisogna vedere se il gioco varrà la candela, l'F7A si promette di essere un portento, letteralmente a livello di statistiche parliamo di un caccia che può tranquillamente tenere testa anche al più moderno F8C, la variante civile naturalmente. Perché? Perché io ovviamente sapete che non sono un combattente e anzi ho un minimo di attenzione su quelle che possono essere le statistiche, su quello che può essere la logica quando volo un caccia. Ovviamente mi piacciono i caccia leggeri perché sono una persona che preferisce l'agilità e la manovra al mirare e sparare, perché mirando e sparando comunque becco praticamente niente, quindi le parole diciamo di combattenti più esperti del sottoscritto lasciano intendere che questo Hornet MK2 è il connubio, è il caccia medio perfetto, è un po' la Cutlass Black sul versante versatilità per uno scafo. L'MK2 invece ha l'agilità, quasi l'agilità di un caccia leggero, e quando sarà probabilmente aggiornato naturalmente alla variante militare può portare letteralmente l'armamento di un caccia pesante. Quindi vedere questo connubio quando arriveremo alla fine di Overdrive, vederlo in azione soprattutto nel periodo di genesi di questo nuovo meta con le Master Modes, con le modalità maestro che arrivano con la 3.23, sarà probabilmente un piacere, potrà sicuramente dire la sua. Quindi anche se voi non avete in programma di pledgearlo, completare tutti assieme magari queste fasi vi garantisce il CCU che vi rimane nell'hangar, quindi voi potrete anche fra 3
anni decidere di prendere l'Hornet, la variante civile, e poterlo aggiornare direttamente a quella militare gratuitamente con questo CCU. Ovviamente un mezzo regalo del genere è abbastanza senza precedenti per quanto concerne, diciamo, la politica anche della Cloud Imperium. È bello vedere che spronino i giocatori, insomma, noi che con costanza ci siamo qua nell'universo persistente anche in questo periodo che in teoria dovrebbe vederlo svuotarsi in vista della 3.23, è bello vedere la Cloud Imperium premiare anche la costanza, la cooperazione ed eventualmente anche il gioco, come posso dire, bello denso anche in un periodo così abbastanza di attesa, abbastanza di anticipazione, con una gemma del genere, perché parliamo veramente di non è la tazza che ci danno a noi sottoscrittori che paghiamo 11-12 dollari al mese di sottoscrizione per supportare lo sviluppo, oppure 24 addirittura. Noi ci regalano la tazza. A voi che magari, come detto, siete qua da 10 minuti, se voi fate questo bel evento tutti assieme, non solo vi divertite, ma poi ottenete anche l'aggiornamento all'F7A. Insomma, meglio di così c'è veramente poco. Molto bene, allora, non voglio trattenervi più di tanto. Del raduno ho parlato mercoledì. Chi vuole recuperarselo su YouTube c'è la replica, c'è proprio il capitoletto con scritto informazioni sul raduno. Non parlerò di quello stasera. Siamo a 20 interessamenti, arriviamo a 22, a 23 e dopo si comincia a fare sul serio. Non pensavo ci fossero tutti questi interessamenti, vi ringrazio. Ringrazio anche chi, insieme all'interessamento a zero, ha deciso di buttare qualche denaro in magliette, visto che è stagione, insomma, stiamo preparando anche l'assortimento primaverile per lo shop del merchandise, naturalmente. Quindi, insomma, mi raccomando, voi che avete comprato le magliette, fatemi sapere anche quelle se sono all'altezza delle felpe, visto che ho notato la qualità costruttiva degli udi e quindi voglio tenere, insomma, in qualche maniera su quella tara anche tutto il resto che arriverà dallo shop. Ovviamente per ora si tratta di oggettistica, mercanzia abbastanza banalotta, però sto lavorando per e avrete forse anche qualche, non lo so, forse un teaser, chi verrà al raduno, se il raduno si farà naturalmente, di cosa potrà poi arrivare, perché ovviamente è facile avere la maglietta, facile avere la felpa, ma la mia idea è, siamo tutti giocatori di PC, no? Siamo tutti anche appassionati di quello che è l'armeggiare, di quello che è il tinkering, come si dice in inglese, no? Della postazione, del monitor, l'utilità, quello che può essere anche solo un oggettino semplice come il rack per gli OTAS. Sapete, farne uno personalizzato, progettarne uno ergonomicamente prestante. A marchio Solaris. Faccio un esempio, però ci sono tante cose che io, andando avanti, costruendo nel tempo, definendo nel tempo anche il mio spazio di gioco, e veramente ho fatto salti da gigante, nel senso, vi farò vedere prossimamente una foto di quella che era la mia postazione nel 2019 e di quella che è oggi, per farvi capire anche, ma più fai, più giochi, più ti rendi conto di cosa ti è utile nel fare, nel giocare. Io ovviamente sono anche qua, quindi c'ho l'aspetto in più tecnico dello streaming, però anche semplicemente chi gioca si rende conto a una certa che potrebbe essere comoda quella cosa o quell'altra cosa, oppure sarebbe bello non avere il pacchiano RGB a coprire le RAM come dissipatore, ma avere qualcosa di un po' più elegante, un po' più fino, che possa anche incastrarsi col design di una stanza magari moderna, minimalista, come oggi è di tendenza. Quindi, insomma, anche lì vedrete pian piano assortirsi, ovviamente, questo ambiente, che per ora è una cosa molto semplice e rimane così, insomma. Dopo pian piano centralizzerò questo sistema per tutto, dai biglietti per gli eventuali raduni anche futuri fino a, appunto, queste piccolezze artigianali che potrebbero essere e saranno, anzi, anche in premio ad eventuali concorsi, ulteriormente ovviamente a pledge e navi, che so essere sempre apprezzati. Molto bene, allora, adesso leggo la chat al volo. Io sono già in gioco addirittura, quindi siamo già subito in azione. Leggo la chat, vedo le notifiche, andiamo di pacca a giocare. Allora, vediamo un po'. Intanto ringrazio NicoCH74 che ci ha seguito ieri mentre eravamo offline. Grazie, Nico. Ovviamente, se ci stai seguendo, benvenuto. Altrimenti, insomma, il saluto arriverà facendoti fischiare le orecchie. Steven Full HD, intanto ben arrivato.
tu decidi di entrare, decidi di salutare, decidi di buttare il Prime. Non è un buon inizio. Non è un buon inizio. E io ti devo ringraziare perché è il primo Prime, quindi grazie, perché vuol dire che dedicare il Prime, ovvero quell'unico slot di abbonamento gratuito al canale, vuol dire che soprattutto i ragazzi con cui giochiamo portano il divertimento, il carattere e l'originalità su schermo che fanno anche buttare qualche denaro. Però non prendete l'abitudine, sapete, e non voglio fare il panegirico, che non è necessario. Sapete a me cosa interessa? A me interessa giocare assieme. Se giocate assieme mi fate molto più contento di buttare 27.000 abbonamenti. Bene, Guardiano 5 trasmissioni consecutive, Skyfoss 10 trasmissioni consecutive, chissà che non mi incazzo, ho visto Barabbas che l'altra sera aveva messo 40 trasmissioni consecutive, 40 trasmissioni consecutive, è peggio degli abbonamenti sta cosa, peggio degli abbonamenti, però quello almeno di base non arriva niente, quindi posso anche accettarlo, posso ringraziarti Barabbas vivamente del tuo supporto tenace e coriaceo, a differenza dei 10 abbonamenti che eventualmente regali, quindi siamo a posto. Ok, allora, andiamo a leggere la chat, al volo, e poi ci buttiamo subito a giocare. Rumo, buonasera, subcomandante, Firenod, buonasera, Sanog, buonasera, Guardiano, sera, che si fa? Ancora Bounty o la nuova fase? È la nuova fase, faremo un breve briefing, oppure ce lo faranno anche i ragazzi stasera, visto che nel pomeriggio 100% l'hanno già giocata. Taurus, buonasera, ecco che cominciano le notifiche, vero Taurus? Vedo che mi conosci ormai. Team no, infatti ho messo il pronostico entro i 30 minuti, che in teoria i 30 minuti passano, sono da qua a 5, insomma, pronostico. Magari qualcuno vince anche un po' di azioni Solaris che prossimamente serviranno a sbloccare il nuovo giveaway. Buonasera, buonasera Murphy. Buon Murphy ha scritto su Discord che domani la banda Saponetta, insomma, o qualcuno che ci orbita attorno, comincerà a giocare l'iniziativa Overdrive offline sul nostro Discord. Ci sono un po' di ragazzi ovviamente che in questo periodo, in attesa della 3.23, si sono staccati dal gioco e stanno giocando ad altro. Vi invito ragazzi, se giocate a Tarkov, se giocate a Scum, c'è un gruppo attivo tra di noi che gioca praticamente quotidianamente e insomma non siamo solo Star Citizen. Se volete buttarvi, volete giocare molto alla mano, trovare anche una un po' di compagnia, se non sbaglio su Scum c'è anche un nostro server a nome nostro tra virgolette, quindi insomma c'è posto anche per quello se proprio vi interessa. Però come detto l'iniziativa Overdrive dà un buon premio, quindi domani qualcuno la comincerà nel pomeriggio. Se qualcuno magari non ha ancora spuntato le prime due fasi, potrebbe essere l'occasione ideale anche per aggregarsi. Esplosione finale, sì Gigi, assolutamente sì. Ciao Armando da YouTube, buonasera. Buonasera Iki da YouTube. Skyfoss, buonasera a tutti. Siamo stati appena testimoni del singolar tenzone tra Dani e Red. Devono avergli toccato il figlio a Daniele per essere andato in singolar tenzone con il buon Red. Allora, poi abbiamo Rodo, buonasera, un saluto anche ai ragazzi di Giant Tip, ovviamente, buonasera Daniele, buonasera Spider, ciao Araton, buonasera Barabbas, buonasera. Araton 10, un po' di tempo fa hai scritto, l'orizzonte di flotta è l'esordio nel verso del concetto già diramato e capillare attraverso il Discord di Quartier Generale. Il dato tattico cimento delibera con precisione il ganghero fisico ed in particolare l'astro, orbita compresa, ospite della maggioranza del naviglio Solaris nel corso di un ciclo di gioco. Ma che sacramento è il ganghero fisico? Il ganghero è un uncinetto metallico, che c'entra qua? Ganghero lo puoi utilizzare anche per definire il cardine. È un sinonimo di cardine, è arcaico, ma è un sinonimo di cardine in lingua italiana. È perché sennò continuo a ripetere quelle parole che sono belle da dire, però le ripetizioni io, quando posso e quando sono concentrato, cerco sempre di evitarle. Ciao Caffè, buonasera! Fede, buonasera! Buona caccia stasera, ci vediamo in settimana, assolutamente sì Fede! Noi abbiamo programmato una replica di Overdrive Phase 3 per giovedì. Non so se l'anticipiamo magari a mercoledì di un giorno, vediamo come siamo messi, perché appunto sta qua è una settimana strana con le feste di mezzo, vediamo di capire. Ciao Pierponta, un saluto anche a te, buonasera. C'è un assoluto bisogno di individuare un liquore ufficiale Solaris. Tu Caffè, se vieni al raduno ci penso io, tu non ti preoccupare. Non ti preoccupare che è tutto qua, turibupu. ZG, comunque hanno ribannato Amurant da Twitch. Non so chi tu sia ZG. Da come parli potresti essere Golgota, ma sinceramente di Amurant e dei bandi Amurant a me interessa veramente poco. Buonasera Turf. Steven, mi è scivolato il dito per il Prime, comunque è un piacere seguire le live e poi nel Discord mi avete aiutato un sacco nelle prime fasi di gioco, comprato a dicembre 2023. Ben lieto e felice di supportare con il Prime tutta la orga.
Chissà che non mi incazza, Steven. Il supporto è naturale, è innato. L'accessibilità è un mandato, come posso dire, quasi primordiale. È nelle corde di chi gioca Star Citizen, perché siamo stati tutti siamo stati nabbi. E sai, essere un nuovo in Star Citizen in solitaria è prendere tanti di quei pugni in faccia che non hai idea, tirare tante di quelle bestemmie, quindi fare qualcosa in compagnia, avere qualcuno che un minimo, non dico che ti dice come devi giocare, però che ti spieghi quel minimo, dove andare, cosa fare, come si fa quella cosa, che ti risponda alle domande stupide, no? Che hai quando ti approcci per la prima volta a qualcosa di nuovo e così trascendente proprio a livello dimensionale come Star Citizen. Sono le basi, cioè Steven, io ti ringrazio, sicuramente ti ringraziano anche i ragazzi che ti hanno aiutato e continueranno ad aiutarti naturalmente, però è la base. Ragazzi, noi siamo qua a giocare e se le persone non sanno giocare, come facciamo? Cioè, è molto semplice. Tutto sto casino per dire cardine, esatto Turf, tutto sto casino per dire cardine. Preferisci tutto sto casino per dire cardine o preferisci che magari abbia detto perno 4 volte in quel testo lì? Chissà che non mi incazza. A proposito di orizzonte di flotta, visto che abbiamo gli hangar fisici con la 323, per la prima volta sarà molto, molto fiscale per la 323. Quindi dovremo decidere assieme quale, diciamo, città, quale residenza dobbiamo prendere, in maniera da avere comoda base delle operazioni tutto lì. Io da Area 18, che è comunque utile e sapete i motivi, sono proprio prettamente logistici, stavo pensando che forse arrivare a Horizon non sarebbe male. Vediamo le prestazioni anche come vanno. Eccolo, Artom, ma come cazzo scrivi, Martin? È quel buono di Alicos che parla così. Sì, mandato imperiale, un oggetto di LOL, esatto. Quando spieghi queste finezze della lingua italiana puoi mettere la musica di Super Quark con Piero Angela. No, Barabbas, perché per quanto io apprezzi la lingua italiana non sono un linguista, quindi non ho la facoltà di esperto, non sono certificato per darvi delle nozioni come fa lui. Cerchiamo di rimanere anche, cioè anche in Star Citizen io non sono nessuno, cioè tutto quello che io vi porto, quello che vi dico, quello che cerco di instillare anche nel vostro animo vorace da scimmie volanti, cioè dovete sempre considerare che è una mia prospettiva che tende a essere il più realistica e terra terra possibile. Non prendete oro colato quello che dico, non ci mancherebbe, anzi apprezzo molto di più qualcuno che arriva e sfida a livello critico un'eventuale prospettiva che ho, molto più sfidante. Però quante emozioni quando si era nabbi? Beh, Fede, insomma, emozioni dipende dal tipo di emozioni, perché io ho fatto in tempo a essere nabbo in praticamente tutte le fasi del gioco, anche quando il gioco non c'era, quindi all'inizio mi sembrava, quando io mi sono approcciato a Star Citizen, quando ho letto la prima volta il progetto Kickstarter e sarebbe figo magari nella serata che vi spiego bene il raduno, se lo confermiamo che sarà un 4 chiacchiere, andiamo a leggerci la pagina Kickstarter di Star Citizen, così facciamo una bella full immersion storica. E io quando l'ho letta la prima volta quella pagina lì pensavo che Star Citizen fosse un RTS tipo quello che è Stellaris attualmente, neanche un universo simulato come poi è andato a finire, proprio perché non tanto a livello linguistico, a livello etimologico, ma proprio la presa che avevano dato al progetto era quasi vaga sotto certi punti di vista, che ti faceva pensare che poteva essere una cosa come poteva essere anche tutto il contrario. Insomma, le famose supercazzole, no? Che hanno trascinato il gioco agli albori e che adesso invece se ne fai una, se Cristiano Roberto ne fa una, è finita, perché non è più tempo di farle. Insomma, proprio supercazzole, puramente supercazzole. Ma non era l'F8C il caccia di linea dell'impero? No, era l'F8A, però l'F8 adesso l'F8 è il caccia di linea dell'impero attuale, è la line-up, la produzione in serie per la marina è sull'F8. L'F7 è stato il caccia di linea dell'impero, in passato, è un caccia che esiste da 400 anni, 300 anni nelle sue interazioni, quindi insomma è come se mi dicessi che le corazzate Roma e Littorio sono ancora gli standard per la guerra moderna, quando abbiamo le portaerei atomiche americane, cioè mi pare un po' esagerato, no? Ok, allora, siamo arrivati in fondo alla chat, direi che adesso andiamo a buttarci a giocare di pacca. Io come detto sono già in gioco, quindi sentiamo i ragazzi come sono messi. Mi raccomando, se qualcuno vuole giocare con noi me lo dice, vi aggiungiamo al party e andiamo. Ok.
Cazzo, devo non ho messo il casco però. Aspetta. Buonasera, Turibupu. Buonasera. Buonasera, Buonasera. buonasera, buonasera. Buonasera. Ok, io sono già in gioco, che è una meraviglia. Quindi accetto subito Overdrive. Guarda, mi arriva adesso, perfetto. Sei già nel nostro server. Sono già, ho lanciato con voi nel party, che meraviglia. Ok, Hai visto? allora, come siamo organizzati? Raccontatemi. Hammerhead, Redeemer e qualche altro caccia sparso, forse. Perfetto. Qualcuno che l'ha già fatta oggi pomeriggio? Queste flottiglie dove si trovano? Un po' dappertutto? Allora, a noi è capitato tra Crusader e Hearthstone. Ci faceva fare avanti e indietro lì, così. Perfetto. Le prime quattro wave, perlomeno a noi ci sono capitate vicine, 100-200 km l'uno dall'altra. La quinta ci hanno fatto fare 30 milioni di chilometri, quindi da un punto A a un Ok, punto B. perfetto. Però stavamo parlando anche con Tail. A lui sono arrivate notizie che possono essere anche sparse molto più Sì. rispetto alle nostre. Beh, Quindi va in teoria bene. sembrerebbe più random. Siamo attrezzati per il viaggio veloce. Se siamo così, è a posto. Io per esempio adesso ne ho una che è qua a Iela, per dire. Confermo. Sì. Siamo tutti a Presente ce l'ha? Serafin? Sì. Io sto salendo da Horizon, arrivo. Avete già accettato la missione? Io sì. È la 1 di Potete 5. scelarla? Non Non si si può scela, è scelare. generale. Priority, priority, priority da pigli. Ah, ok, perfetto. L'Hammerhead è già tutta piena, perché sennò noi ci agganciamo magari con la corsiera. Veniamo solo con la corsiera. Prendete anche a Call to Arms. Sì. Chi ce l'ha No, la vabbè, quello. Hammerhead? Chi è che prende l'Hammer? Doveva esserci un Hammerhead, non c'è. Doveva Turibupu! Doveva esserci, però, Turibupu! No, se no la pesco anch'io un Hammerhead se serve, se non c'è nessuna. Ne ho anche due se volete. Io sono su con Dark, ce l'ho anch'io, ma sono su con Dark. Dipende. Aia, sono cascato Dark. Beh, allora, facciamo che adesso arrivo la spawno io, così dopo La la spawn. sortiamo, vai. Se tutti quelli in lobby qua sono liberi, possiamo andare sulla Hammerhead. Io tecnicamente sono libero qua, se no posso provare a Noi siamo prendere. il Redeemer è già pronto? Sì, siamo fuori dalla stazione. Perfetto, allora sì, direi Hammerhead. Posso anche 5-6. spawnarne due se volete. Siamo 7 qua. Le carichiamo anche entrambe se volete. Se siamo 8. 7, c'è cioè, pilota e 6 torrette, non l'Hammerhead ne ha 6, giusto? Sì. 4 laterali, uno sopra e uno sotto, quindi la riempiremo al 100%. Perfetto. Perfetto. Datemi 3 minuti che salgo e arrivo. E siamo in 8. Ah no, 8. 36, 7, 8. Red, tu cosa 7-8. fai? Non lo so Vuoi fare il perché pilota ora. dell'Hammerhead? Così puoi lanciare anche un po' di missili? No, non riesco a lanciare missili perché dovrei pestare il mouse per lanciarli. Ho il Ah, tasto del ok. mouse Ah, è proprio un Oltre po'. al copilota, vero? Ok, va bene. Allora fai il copilota e mi spegni la nave, va bene. No, perché quel tasto non va. Pilota mi sentirei un poco inutile. Ok, sono in game. No, va bene torrettista, Red. Se sei lì in lobby. Allora. Anche perché andare con troppe navi diventa un po' complicato, perché già c'è comunque altra utenza. È in Esatto. mezzo agli asteroidi. Bisogna che teniamo conto la possibilità che altra utenza sia lì anche a rompere i coglioni, non aiutare, Sì, quindi ce n'erano tanti rossi oggi. tenere d'occhio anche a quel discorso lì perché. Qual è l'approccio Allora, da tenere? io direi che a livello filosofico, i rossi anche giocatori, se abbiamo Hammerhead Full Crew, abbiamo un Redeemer che si muove bene, almeno un paio di caccia pesanti con piloti bravi, possiamo anche approcciarli attivamente. Se invece teniamo solo le navi un po' pesanti da portare, quindi molto facilmente bersagliabili, direi ci sparano loro o li spariamo noi, se no non andiamo a cercarli. Ok. Allora, arrivo, Beh, da quello che ho capito, allora possiamo andare a cercarcela. Sì, abbiamo i caccia e abbiamo i piloti buoni, direi che senza pietà proprio. Chi mena prima o mena due volte. È forte. Meniamo tutto. Esatto. Spacchiamo tutto!
Dani Argo, è stato un piacere. No. Caffè, abbiamo qualche aggiornamento sulla Zeus? O il C1 sarà la nave da singolo per eccellenza? La Zeus al momento è in fine white box, inizio grey box. Questo vuol dire che difficile l'Invictus, però secondo me potrebbe essere la nave di mezza estate. Sarebbe tattico a livello di marketing rilasciarla come nave flight ready durante l'IAE, e pomperebbe un po' le vendite. Però mi pare troppo in là, visto il ritmo che hanno. Anche se la retaliator non si batte. Ma si batte forse come bellezza estetica, ma quella è soggettiva. Sì, sì. La resistenza attuale è veramente tanto. Io vengo col mio cutter in battaglia. Bravo. O ciò che ne rimane. No, l'ho recremato. Ti dico, quello ecco. Che rimane in questo momento è in orbita in spazio. Sta ancora orbitando. Che fine ha fatto? È stato teatro di quella lotta fra coltelli? Abbiamo fatto una lotta io e Daniele. Due cutter. E è finita la mi avete appena fatto venire in mente l'idea per un evento durante l'Invictus. Ecco. Facciamo la corrida ma con i cutter. Oddio. Si può fare. No, guarda, lo facciamo, perché ci sono già due eventi che sono nostri classici che dobbiamo fare, che sono il Demolition Derby col muletto, la quarta edizione, e la Martin Marathon, che è la corsa nudi nella neve. Quelli sono i due che bisogna farli per forza. Però averne anche 3-4 per assortire le serate di mezzo, visto che l'Invictus cambia padiglione un giorno sì, un giorno no, ci sta. Cos'è la corrida, scusa? E mi invitate nel gruppo? Hai presente il sumo, Red? Come funziona il sumo? Saggio? No, Erraticus è in gioco. Erraticus. Ecco, immagina il sumo fatto con due cutter invece che con due sboldri giapponesi. Ok, esplosione imminente. Esatto, più o meno. Ma comunque il combattimento poco fa è finito alle pari, perché dopo Daniele si è schiantato, mi pare, contro Dart. Che sta... No, io no, mi sono schiantato su di lui. No, io non c'entro niente. Io non riesco mica a far saltare. Dopo una lui lanciava soltanto i missili. È molto lenta. È estremamente lenta. Mamma mia, davvero. Stava per diventare il post live, altro che relive. Li schiavamo di... No, caffè, no! Dio, signore, per carità, no! Mi sa che mi sono lanciato nella persona sbagliata. Ah già, è vero, flickeranno sempre. Ma canda d'ostia. Beh dai, è l'ultimo Invictus. Poi ci sarà il Cyber Meshing, si spera che... Comunque, la clip con i muletti che avete fatto con Rummo che balla è bellissima, addirittura bellissima. La musica è un'idea della First Lady, quindi sì. C'è il credito un po' di tutti. Sto atterrando a Serafi e io c'ho solo un caccia leggero, posso salire su una nave? Sì, vieni sull'Amber, Binus, anche te, okay. Fai la torrettista, andiamo. A breve vi spawno l'Amered. Come va Minus Fallout? Bene, mi sto divertendo. Ieri sera non ho potuto giocare, però quindi o più tardi o domani continuo. Buono. Poi tanto una settimana di ferie adesso. Buono, very well. Io sono già al 25 del tabellone, non per dire. Come 25? A livello 25. Lo so, ma io so dove andare a fare esperienza, quindi Zach. No, più che altro credo sia scaduta la missione. E continuerà a scadere la missione. È scaduta la missione. A volte arrivi lì e scade. E non ce l'ho proprio più in accepting. È la data di scadenza, cos'è? Un paio di minuti riparte. L'Hammerhead che si arrugginisce in volo. Abbiamo vetovaglie, armi da mangiare, da bere? Hangar 10 Lammered. Sì,
Ciao Rane, buonasera, ben arrivato. Stiamo andando a fare per la prima volta la fase 3 dell'iniziativa Overdrive. Combattimento contro flottiglia di nemici in giro per il sistema. Quindi sarà un po' una serata di dovere attivo, di, come posso dire, di spazzini, ma non in senso passivo. Allora, seguiamo loro. Sempre su Yela. Hangar 5. E non vedo. C'è un posto in torretta sulla Corsair. Chi è rimasto fuori? Hangar 5. Invece Hammer ed Hangar 10. Io non vedo gli Hammerhead. Aspetta che l'accendo, salto un pelo da terra e dopo dovresti vederla, Red. Abbiamo sbagliato la strada. Hangar 5. Sì. Io vedo uno senza il simbolo qua. Cioè senza il... E qua vuol dire nell'hangar? Sotto la, sì, sotto l'hammer, sta salendo. Allora mi sa che sono io. Sei qua davanti a me. Ok. Sì, ti ho cercato, sì. È spawnata la missione, signori. Accettare. Tanto è sempre a Yil, sempre lì. Ma quindi in pratica, cioè, respawna a Yosa. Ogni due minuti. Ogni due minuti senza pietà, perfetto, ok. Senza ottimo. Pietà. Io ne ho due, qual è delle due di nome? In priority io ne ho due. Ho Intelride e Xeno Threat Incursion. Intelride ce l'hai se non hai ancora finito la fase 1. No. Che io stavo pensando, stasera magari non si riesce, però giovedì o mercoledì quando facciamo la seconda serata della fase 3, se la completiamo già stasera, nel caso se qualcuno deve recuperare quelle vecchie, possiamo andarci a fare un altro Interride per allinearvi. Sì. Ah, domani mattina qualcuno di noi c'è una squadra per farle, se serve a qualcuno. Perfetto, perfetto. Con Viper, Murphy. La vedi, Red? Sì. Perfetto. Siamo tutti a bordo, Hammered? Io sono in torretta. Sono in torretta. Io sono in torretta. Ditemi una roba, però. Ci sono i terminali per le multe nelle stazioni, vero? Sì. Dov'è che sono? Devi andare giù da galleria. Ok, davanti allora... Perfetto, datemi due minuti che è tre live che ho il timestamp, esatto, di livello 1. Dio. Devi andare in galleria troppo a livello 3? No, perché un attimo, perché dopo io dico ai rossi gli altri, però se sono rosso io, Dio. Ah, Alikos, noi dopo andiamo a Carea, se vuoi venire col crime stat te lo togliamo. No, vado a pagare la multa per un'attacca. No, vado a pagare la multa che tanto. Adesso mi butto nel vuoto. Libera qua o no? Mi butto nel vuoto. C'è solo la torretta di Culio che è libera, fantastico. Spider, sono le basi, no? Sono le basi, canda l'ostia. Pensa che ce l'ho da tre dirette sto Kramsat, dalla seconda volta che abbiamo fatto la fase 1. Pakrakdak, welcome, good evening, what's up, how was your week? My week is very good, only 2 days of work because of Easter holidays. So we are here, we are playing Star Citizen all together. What else you need? Ma quando si vede il pronostico a fine diretta, Golgotha? E l'ho avviato all'inizio della diretta. Fatto so anche al contrario. Pervertiti. Basta. Noi l'abbiamo fatto in buona fede. Pensavamo che comunque... Sì, sì, è sempre Martin. Così. Sì, anche Martin te lo mette nel culo in buona fede, poi però... Eccolo! La tocca piano! Ecco, è convinto di fare il bene dell'umanità, poi guarda, zac!
C'è Zac e anche Tac. Allora, terminate le multe, quindi mi avete detto? Su dalle scale. Dall'admin in galleria. Ah, dall'admin, perfetto. Minne. Ah sì, giusto che qua l'admin è... La polizia locale. Ma come ha l'admin? Sì, a destra, a destra, a destra, a destra. Ah, destra, è vero che ci sono ancora i tubi catodici, aspetta. Sembra un bancomat. Sì, infatti. Infatti è un bancomat che non... Come ho 60 giorni per pagarla prima che vai in mora? Sacramento! Dai, mi raccomando. Esatto. No problem, pack rack duck. 2 days of work now, cool, yes, because I work only 3 days a week and then 2 with my second work. So this week only Monday and Tuesday. Arrivo. Sono in arrivo. È finita la missione. E adesso ricomincia. Arrivo, arrivo. Allora, ho letto sullo Spectrum che per completarla bisogna distruggere nel party almeno una nave, giusto? Voglia. Io non l'ho capita bene sta roba, cioè se siamo in party non ho capito se ognuno... No, in teoria dovresti prenderla con tutti, cioè ogni persona deve contribuire a distruggere una nave, quindi colpirla, hitarla, non lo so. Magari c'è un minimo di danni da fare. Andare in neve e tirargli un pugno. Beh, adesso vediamo, se andiamo là e vediamo chi prende la missione completata e chi invece... Ci sono 22 navi. Allora, Fede invece dice da YouTube, i BIA l'hanno fatta e ha detto che basta che siamo nell'area e ve la dà completata, quindi perfetto. Sì, perfetto. Sì, sì, l'importante è bisogna arrivare primo step dove ti dice di... che c'è l'area, devi arrivare lì che così ti parte il counter. C'è già resettata di nuovo. Ah, normale, normale. Ma me l'ha già dato. Sto arrivando, c'è sbagliato, comunque. Oddio, come è andata? I 10, andata 10. 31 milioni per la Corsair. Ah, per la Corsair, ok. Noi siamo già fuori all'hangar 10, c'è l'hammer. È ad Aston adesso, ragazzi. Ah, ok, vabbè. E cosa facciamo? Aspettiamo che finisca e rispawni qua o andiamo là? Perché è inutile che partiamo e dopo è già finita. Non ce la facciamo arrivare in tempo. No, infatti. Se non la prendi nel pianeta dove sei... Non... No, infatti. Quindi io direi che possiamo anche stare qua un attimo e... E allora a questo punto noi ci avviciniamo ai pad. Così ti possiamo caricare tranquillamente senza di fare il passaggio. Mm-hmm. Sì, Ok, io decollo, con l'hammer. Quindi aspettiamo a prenderla? Sì, aspettiamo. Cioè, prendetela se volete, ma dopo lasciate che facciano gli altri. Così qua. A sto punto possiamo andare già a Iela. Mettiamoci già là. Quando siamo tutti andiamo là assieme, via. Sto scelto un pad pieno, porca miseria. Mi tu... Per quanto di BRD, così qua. Sì, sto venendo direttamente in Iela. E tu stai a quello... Ok, sì. Aspetta, ti apro. Era qua, non sbaglio. Eccolo qua. Allora, Spider scrive: io sono ancora in prigione. Io sono ancora prigioniere nei tunnel di qualche luna in un sistema controllato dai Vandal. Vi devo dire che la loro tecnologia per salti intersistemi funziona. Ho appena preso fiducia con un guardiano delle miniere, così posso avere piccole trasmissioni. Spero che tra poco riesco ad evadere. Ci vediamo nel Stanton. Forse arrivo con qualche coda. A presto! Va là, dai, va là. Vedi, Spider, questo qua adesso me lo copio e sarà inserito nel libretto arancione come parte della storia. Il nostro responsabile della banda saponeta è stato rapito dai Vandal in piena guerra. Meraviglioso. Meraviglioso. No,
bisogna salvare il capo. Riuscirà ad evadere? Ma Spider Studio è il nostro Spider? Eh certo. Che ci fa la di Vandul? Devo andarlo a prendere quel cutter. Io me lo immagino il nostro... quando faremo la spedizione, no? Dovremo saltare a Pyro. Noi avremo tutto bello organizzato, avremo 890 jump circondata da navi militari, avremo le navi industriali in coda, squadriglie, stormi di caccia. Poi vedi Red che dal fondo della formazione prende, va ed entra per primo nel jump point con la cutter. Uscendo dall'altra parte senza niente, così proprio arriva obliterato subito. Corona di fiori. Sai che dall'altra parte tipo possono sentire le signature delle varie navi che arrivano, tipo vedono una signature enorme. Questo è per gli stream sniper, no? Che magari no, si aspettano la signature di una flotta di 20 navi. Ma se ne trovano una che non ha neanche la signature, fra poco se non bestemmia. Ti carichiamo il cutter di bombe della 2. Il cutter non ha bombe, io sono la bomba. Miglia. Posso sparare a questo tizio che c'è qua davanti che rompe le scatole con lo scanning? Mi sta scannerizzando, oltretutto è già andato a sbattere perché gli manca un'ala. Sì, difatti è senza l'ala. Ma la cosa è la polizia, cos'è? Sì. Non ho sentito se ha detto ok. Però non... Vabbè, non mi sposto, magari mi dice fermati. Ok. Beh, è andato. Ma siamo tutti qua attorno a Serafin? Siamo tutti piantati qua vicino. Sì. Andiamo a Yela, dai, allora. Se siamo tutti pronti, andiamo a Yela. Così siamo già là. Ciao Nosfe, da YouTube addirittura! Buonasera, bentornato! Io quello di Alicorse qua. Della Amered, però quello di Thiel... Ce l'ho loccato, Thiel. Yeah. Sì, esatto. E se posso spegnere la nave dalla torretta? Devi spararli sul muso. Ok, noi siamo calibrati su Yela. Andiamo? Andiamo. Un attimo. Niente, sono partito. Siete partiti? Sì, con voi. Perfetto. Vediamo se... Everywhere! Merdo. Ok, così siamo qua. Aspetta che mi sposto però dall'uscita quantica. Perché... Sì, anche noi. Nuova serie di missioni, Nosfe, che se le completi tutte queste sei missioni che ci accompagnano in quella che è la versione nuova di Xenotret, no? Come evento dinamico, ti dà l'aggiornamento dall'F7C Mark II all'F7A Mark II. Prima variante militare di uno scafo mai proposta ai giocatori nell'universo persistente, quindi... Sono da fare, sono da spuntare! Più o meno sapete dove è dentro, cioè fra gli asteroidi, se spawna? Fra gli asteroidi, fra gli asteroidi, sì. Infatti anche quella è un po' la difficoltà con le navi medio-grandi. Adesso vedrai che... con la quantità. Adesso vedrai che nessuno è andato a Houston a fare... Perché sono tutti qua che aspettano, Esatto! Infatti non finisce più. Grande Nosfe, questa qua è un pelo più complicata perché devi andare a combattere contro una flottiglia, quindi più navi, un po' più di casino, fino a 4 Hammered se non sbaglio, quindi è una mini battaglia spaziale. E di più il caricatore. Però a differenza delle altre è globale per il server, quindi hai comunque il supporto di chi la accetta. Cioè, se tieni il fuoco sostenuto tanto, in teoria staggered è meglio per quel motivo lì. Perché spari, capito? Spari meno
Cioè non spari tutti i colpi insieme, li spari alternati. Cioè, cioè praticamente c'hanno un delay di un decimo di secondo uno dall'altro, se lo vedi anche ad occhio. I size 4 sulla redime sparano lentamente. E sono repeater. Beh, il Rhino sì. Mentre quelli sulla Hammered sparano più veloce. È a tempo, che voi sappiate? No. No. Ok. È a quantità. Ok. Finché non viene fatta... Non la fa nessuno. Viene abbattuto l'ultimo, non... Tutti Crusader sono, ragazzi. E poi ogni missione fatta sono 29.000 Alpha Work a testa. Eh sì, perché poi essendo una missione non scerata, ma ognuno ha la sua, viene conteggiato il quantitativo per ogni... Sì, prendi pieno, prendi pieno. Red, basta sparare! E scusa, sto testando. Sta testando. Exatmond! Nosfe, Exatmond. Come vuoi, Nosfe? Siamo già in un po', adesso vediamo... Facciamola prima, vediamo come siamo messi, se riusciamo, e... ma comunque, anche se non ci serve Manforte, tu sei libero di unirti, lo sai, proprio senza pietà. La fionda, c'ha le fionde la cutter davanti. Adesso che prima poi riuscirei a prendere anche te una merchantman. Una merchantman. Merchantment. Merchantment. Ma la Corsair sarei curioso di prenderla, tipo il cucino grande delle cutter. E dopo modificarla tutta con le armi, quelle, come si chiamano? Beh, davanti tu conta se... Sì. Ah, no. Davanti mi sembra ci puoi mettere i size 5, se non ricordo male. Sì, se 4, 6, 5. Perché adesso c'ho... mi sembra che siano i 4 però montati su gimbal. No. E sono cannoni. La mia idea è semplicemente se qualcuno osa distruggere il mio cutter, poi arrivo con la Corsair. Il fratello più grande. Anzi, la sorella più grande è palestrata. Sì, però un po' storta, ma palestrata. Se arriva uno col Gladius, palestrata. Esatto. Se arriva uno col Gladius, ti gira attorno, tu non lo pigli e quello ti fa fuori. Sì, infatti. È un praticamente un mattone la Corsair. Esatto. Sì. Ma è un mattone bello. Manovrabilità è peggio del cutter, cazzo. Mamma mia, veramente. Sì, è vero. È pesante, però. Pesantissimo. Ma infatti poi c'era stato l'evento che l'avevano lasciata tutti per tanti mesi, cioè un mese, tipo 3 settimane. Era, cioè tutti la potevano usare. Non mi ricordo che evento era, forse quando era uscita. Sì, ce l'ho usata per spostare. Quando aveva vinto la... Era un evento in cui tu potevi votare le navi. Lo showdown, sì. In quell'ambito lì ti davano... Se fare una VHRT, pronto? È qua su Yela. Sì. Oppure una Veriae... E praticamente andiamo lì, non si spaventa. Buona, perfetto. Bravi ragazzi. Perfetto. Io ho... Visto roba là? Sì, la tesa tattica ci sta un po', dai. Io non ce l'ho neanche. Non ce l'ho voi. Io non ce l'ho. Io non la vedo. No, non c'è ancora. Ma sarà mai. Presto. Sarà Microtech, sì. No, Microtech no. Vabbè, io a sto punto nel frattempo faccio bere qualche cosa al personaggio. Eccola. Priority. Ecco, ho fatto il tempo a togliermi dal sellino. È qua? No, è a Hearthstone. Hearthstone ancora, ok. Sì. Ci conviene andare là a sto punto. Non ci arriviamo. Suaria. Che se no passiamo, andiamo avanti e indietro. Alikos, hai upgradato il Quantum dell'Hammered? No, è per quello che non voglio andare là. Ah, ok, ci sta. Ma cioè, vogliamo prendere una... Sì, prendiamo una bounty, prendiamo una bounty intanto, dai. Così meniamo le mani, esatto. Beh, perché se no andiamo con la mia cutter che è iper... Allora, c'è una ART su Daymar, che è di fianco. Vai. Ok,
Sharing. L'hammer è full torretta, boh, possiamo far tutto. No, ma veramente, quelli ci presentiamo lì, si autodistruggono direttamente. Ah, Deimar. Allora, aspetta che l'ha imposto, se no... Eccolo là. Qua, dalla, da Norsfe mi dicono camma merda. Lo so, camma merda, lo so. Lo so. Ok, ma visto che la torretta qua dietro è grande quanto il mio cutter, se stacchiamo via la torretta e ci attacchiamo il cutter, poi il portapacchi, dopo possiamo andare in quantum con la mia velocità, no? Io più che il cutter ci attaccherei l'Herald lì dietro. Attacchiamoci Red. Esatto. Ok, io sto calibrando su Deimar. Noi Redeemer pronto assalto. Perfetto, siamo partiti. Saltati. 20 fps meno quando salta. Non ci credo. Argo, sei uscito dalla nave? Mi ha crashato tutto. Ah, cazzo. Vediamo se riesco a mettermi lì da te. Dovresti ritornare qua. Ma in atmosfera, mi sa. Sì. Perché ad Arcor, perché ad Arcor Mining Area, infatti? A volte capita. Ma è ad Armia, non è zona di amestizio? No, un po' più in alto. Sono un po' sopra. Ah, va bene, va bene. Si mettono sopra. Infatti a volte vengono colpite dalle torrette. Io ho sbagliato, se non bestemmio, tiro due porchi. Ciao Sperla, buonasera! A chi non sale Nosfe? A chi? Noi siamo qua a ingannare il tempo, non stiamo facendo altro, letteralmente! Garman Humble from YouTube! Hey Alikos, if you wanna spawn a mission at Crusader, take a burrito! Ok, I'll try! Welcome Garman! Non vuoi scendere troppo, puoi tirargli i missili e boh, cioè fai il primo, cioè nel senso. Vacca troia, turipupu! No! Mamma mia! Turipupu! Ok, va bene. Visto un'arma che... Se non bestemmio... io ho visto che stava finendo lì, il Quantum Candle, ostia. Avete perso un'arma. C'è un'arma che sta... sì, infatti, sta cadendo. Beh, Peter che sta cadendo. Noi non abbiamo perso l'hammer ed è a posto. Sì. Ma magari se hai una singola arma si può essere staccata. Dark, come siamo messi noi? Tutti bianchi, neanche un rosso. Esternamente un danno fantasma. Sì, ma è tutta vernice. Vedo già... Ecco qua, già loccato. No, cosa è successo a sta nave, Dark? È tutta bianca. Non facciamo in tempo ad arrivarci noi con l'Hammer. No, ma neanche noi. Ho perso un cannone io sotto. Abbiamo trovato di chi era. Ciao Caffè, buonasera! Tenete il gimbal o no? No, okay. Fissi. Le torrette, dico. Per l'Hammered sto un attimo col muso verso il basso, così avete 5 torrette a portata di... Quanta gente c'è? Ok, andata. Ok, Valkyrie è andata. Sei ritornato, Argo? Sì, sono tornato. Che culo. Okay. Perché c'ho Grimstat 2? Non chiedere, Red, mistero della vita. Hai sparato qualcosa? Per un momento siamo passati sopra un'area riservata che ci dava il Kramstadt. C'è un Kramstadt a due a caso. Che bello.
Data. Dal, possiamo riparare perché... Sì, scendiamo qua a riparare. Ma c'è anche il carico, se vi interessa. Vediamo cos'è. Riesco a scansionarla mentre andiamo? No. Non riesco a scansionarla. È troppo lontano. È tornata la missione Priority. Vediamo dov'è. Dov'è? Accerted. Dov'è? Houston. Ancora lì no. magari tutta la gente là. Adesso le spanna là, probabilmente. Argodani vi fa riparare? Adesso guardo. Aspetta, ma... No. Come sei... Ah, sì, c'è la nebbia. Aspetta che provo io. No, non mi fa riparare. Posso chiedervi se di uscire dalle torrette che... Yes! Sì, aspetta che c'è qualcun altro qua. Ecco, vediamo se usciamo dalla nave. Anche noi dobbiamo riparare, no? Noi? No. Chi siamo noi? Ah, ok. Noi siamo l'Hammered, sì. No, l'Hammered no, è a posto. Occhio che io per qualche motivo c'ho il crime stata 2. Dobbiamo uscire dalla nave? Ma non succede niente. Allora, è arrivato un altro. Provo a riatterrare perché non mi fa fare niente. Madonna. No, non funziona. Forse se usciamo... Provate a uscire? Ok, va bene. Lo metto più centrale. Atterrate. Apro la porta, eh? Vai, apri. Esco dal sedile e rientro. Spacca tutto! C'è qualcuno? Spacchiamo la faccia. Guarda che... richiudo, va. Chi è arrivato qua, scusa? Stiamo arrivando noi? No, c'è gente qua. Chi è? Chi che spara? No, ho dato un colpo io. Cioè, ma in alto, spirit, però, in alto. Una freelancer. Niente, raga, non funziona. Prova con l'autolanding. Ok, proviamo con l'autolanding. È una bella cassa qua sotto di noi, vediamo cos'è. Non si attiva l'autolanding qua, non è come una stazione. Devi proprio essere centrato al pad. Beh, sono centrato. Io vado a lottare. Anch'io. Allora, te lutti qua, aiuto di là. No, non lo fa l'autolanding. Qua non c'è. Adesso c'è, non c'è un cavolo. Ma c'è. Trattor bimme. Niente, raga, non fa riparare neanche con l'autolanding. Mica. Torno alla base e starò a zoppo con un cannone solo. No, dobbiamo tornare a Serafine. Sì, torniamo a Serafine e via. Sì, cambiamo anche... Ma se io ho il Kramstata 2, non vi sparano le torrette di Serafine? No, devono essere a 3. A 2 non succede niente. Perché in caso andiamo a Serafin, io potrei un attimo andare a pagare fuori questo crime stat volendo. Ditemi quando siete dentro. Io arrivo, prendo da mangiare, da bere. Mi si è fatto prendere la mano, Argo. Tutto, devo lutare tutto adesso. Esatto. Una cassa no. È un cestino. Dai che aspettano noi. Io sono su. Arrivando.
Entro in torretta. Cos'è sta roba? Ma se potevo fregargli la torretta buona Argo. Sparategli. Prova a vedere se fa riparare a me adesso. Salute. Salute, salute. Grazie. Salute. Niente da fare. Ah, Alikos, dopo puoi dare a Barroso la sigla LSE? Sì, gliela do, certo. Possiamo andare? Sì, sì. Mando in torretta, dai. Quindi, destinazione? Serafim. Secondo. Serafim. Sì, per... Sì, sì, per un briefing. Per sistemarci, esatto. Scusate, okay. Ma non funziona. Alikos, se vuoi, c'ho l'Hammered col motore buono. Vai. Facciamo il cambio allora a Serafim. Ok. Tempo di arrivare. Non è che colpa tua. Ci sono problemi con i motori di questa. Va tutta storta. È il gioco che fa schifo. No. Al quantum sì. Potenziato l'altro. Io devo andare a cercare gli occhiali. Boom! Comunque, considerato i danni che abbiamo e il fatto che Red al Kleinstadt è stato colpa di Red, è stato lui a venirsi addosso alla fine. Precisamente. Colpa di Red, insomma. Se avessimo avuto un'altra nave saremmo esplosi. Beh. Ma il Kleinstadt l'ha avuto ben dopo, eh. No. Mi dispiace, ma è colpa tua. Peccato, Red, peccato. Esatto. Quindi adesso sei in debito. Secondo me, ragazzi, a dire così di Red state giocando col fuoco. Secondo me, io ho questa impressione. Io voglio giocare col fuoco. La potenza dei bug e dei glitch ti posso portare sfiga. Allora, con la... certo che Chi c'è? Mi è andato giù. Era TL che era uscito, mi sembra. È rientrato. Il mio Discord ha cominciato a buggarsi anche qui. Ah, ok. Eri te allora. Di colpo non vi ho sentito. No, eravamo zitti. Infatti. Ho sentito proprio saggio cominciare a narrare in voce robotica dopo silenzio totale, vedo solo i vostri icone si accendevano. Questo pad sembra vuoto. Confidi nel pod, speriamo. Prova a fare l'autoland, Dart, vediamo se ti va a riparare. Di là non l'ha fatto l'autoland. Ma perché adesso... Non posto, non tro... Che non mi fa doccare lo stronzo? Oddio, Dart, c'è una casa sul pad. E anche un'arma. Sì, un'arma di una Ion. C'è un'arma di una Ion che volteggia. Oddio, no, lo prendi. È l'autoland questo, non lo faccio io. No, ma cazzo si fa un cannone della Ion? Così. No, vedi, non mi fa riparare così. Andiamo in un altro pad. Vai dentro nell'hangar. Metto un attimo qua. No, perché ci sono oggetti. Vedo anche una casa di droga. Sì, funziona. Funziona adesso? Mi devo solo spostare. Però c'è una cassa, con del materiale. Sì, andiamo a prenderla. La vedi davanti? Sì. Magari c'è dentro roba. Pronti. Dai, fai vedere, Dardo. Pronti, Alikos. Arrivo un attimo che sto toccando, che così andiamo sull'altra Hammered. Dov'è?
Ho di nuovo due cannoni, che bello. Dov'è questo Xenotract? È qua, è di nuovo su Yela. Ok, dai, allora. Allora aspetta, sdocco. Facciamo il cambio dell'Hammered dopo. Che è esploso? Rimanete a bordo della Hammered che andiamo. No, io ho preso 3 crime stat perché qualcuno mi ha rammato. No. Ma porca miseria, aspetta, devo scappare via perché se no ci buttano giù la stazione. Prendiamo o no? Ce l'hai a 3? No, no. Sì, perché qualcuno mi ha rammato con la nave piccoletta, non so che cacchio di nave. Dagli le tacche, dagli a quello piccoletto. Ma il problema è che era poliziotto, ma ha rammato lui. È imbecille, madonna. Ok, allora andiamo a Yela, ragazzi. Siamo pronti? Pronti a saltare. Ok, arrivo. Accetto così so dove andare. Okay. Adesso vuoi calibro. Io c'ho un piccolissimo problema, vado a scattissimi. Ah, tram? Infatti non so nemmeno se riesco a fare da pilota. Già è da... Perché ho gliela ostruita? Io mi sono dovuto alzare parecchio. Ok, perfetto, in... perfetto, ci sono. Ok, quando volete saltate. Mi raccomando, spostatevi dal salto. Sì, sì. Adesso l'abbiamo parata la lezione. No, dai, positività, su. Boom! Qualcuno qui della corsiera vuole guidare perché io... Dovrò uscire fuori probabilmente perché sennò ci sparano il tutto. scappa! Io però. Non vi ho neanche visti, perfetto. Allora, andiamo. OM5, ok. Scappa! Che è a destra praticamente. Puoi contare fino là? Sì, spero di sì. Sì, sì. Io okay. Sono esco fuori. Aspetto loro a contare che vorrei. Cioè, Bill. E il poliziotto ci ha rammato e mi ha dato 3 di crime stat. Ah. Quindi io adesso devo uscire per fare. Non ha bozzato. Sì. Ciao Lord, buonasera. La 323 è uscita in PTU solo per gli evocati. Abbiamo un test di server meshing che però non è considerata puramente una PTU di 3, una PTU 323 perché c'è solo il server meshing, che è quello che abbiamo fatto nello scorso weekend. Per ora solo evocati, massimo wave 2 con solo il server meshing. D'altra zona così ci fai da posso... niente, devo andare... Pronti a saltare su Incursion Site. Anche noi. Sta calibrando l'Hammered. Dai, yeah. Sono pronto a sparare. Non vedo tutti i nomi. Infatti non so dove andare perché non li vedo. Saltiamo. Saltato. Ok. 38 km. Non c'è nessuno. Ah, eccoli qua. No. Io cominciamo subito l'approccio, destra. Subito. Ma piano sì, perché... con l'Hammered, perché? Sì, sì, no. Enorme. Oh, ok, vedo, sì. Vai Nosfe, ti aspettiamo in caso. Gli asteroidi, cioè prima non erano così fitti. Qualche patch fa, meno fitti, campi di asteroidi. Sì, sono molto fitti adesso. Lì c'è una Hammered. Di solito ce ne sono 2-3. Fino a 4, la missione ne prevede fino a 4. Ok, sì, però è lontana dall'Incursion Site. Esatto. Vai là. Andate là. Fino a quando vi danno i numeretti delle navi da tirar giù. Ah, ok. Non attivate una missione. Perché sennò non si attiva. Ho sentito un lock. In alto. Aspetta che dai, lo so qua. È un PNG comunque. Hammer 20 km. Eccola, trovata. Gli altri. C'è un F Mark 2. Eccoli là. Prima i piccoli e poi i grossi? È un player quello. Aspetta. Dar schifo su rosso, vedo, ai ai ai. Curio non c'è più. Non è una Hammered rossa. Siamo da soli. 5 km Hammered davanti ai torretisti dell'Hammered, sto dicendo questo. È un player, no?
No, Newton Wicker. Quando siete a portata sparate. Via, fuoco, fuoco. Newton Wicker, bersaglio acquisito. Fuoco. Chi c'era con noi? Lontano. Troppo lontano. È uscito. Un gatto con l'uno. Oh. Almeno potrei scendo a vedere. Ah no, c'è. Newton, ti ammazziamo. Ok, è andato. Andato. Già allora birra. Quanti contatti? Andato. Quello è andato. Andato. Vado via tutti. Che succede? Che succede? Ah, hanno peccato. Qualcuno ci ha beccato dietro. Ok. Team Clark, seconda Amered, 10 km. Direzione? Direzione 245. Trepassing? Come trepassing? Ci danno il trepassing? Sì, deve esserci qualche... Ok, prima salva. No, non la vedo io là. Ah, eccola qua, ok. Sotto, giù. Sì. Io non riesco a prenderlo. Sono al limite della torretta. Sperate. Ok. Com'è da tre passi? Bella skin. La voglio. Hanno belle skin queste. Molto belle. Sì, anche perché le skin dell'Hammer le fanno cagare tutte, figa. Perché non vendono. Tante. Infatti, ma fanno tutte schifo. Byron, c'è Byron. Non ci arrivo con la torretta. Andato. Svampato, signor. Byron Boan davanti. Ciao, Byron. Andato. Non ci sono inquadrati che vanno via. E schifos. No, quello non fatelo. No. Oh! Guardate che abbiamo i size più grossi, No, non sparate, ragazzi. Ma chi è che si sta sparando? Foranand. Chi è Foranid? C'è un rosso davanti a Tyre. C'è un Semo Aguilar. 18 km Semo Aguilar, un Amered. Orain con l'F8, nemico. F8. Questo qua è un player. Fuoco, Amered, fuoco. Noi invece stiamo andando contro l'altra Amered. 14 km, Samu Aguilar per i torrettisti. Visto il player. Diamo 11 km. Fuori, fuori portata. È andato via. Sparito. È saltato. Ah, saltato. Caga sotto. Sì, sì. Abbiamo l'Amered qua davanti, ragazzi, pronti? Un altro player. Turfino. Turfino? Sono i nostri amici che vengono a rompere le balle? Se sono rossi, a battere! Sparito. Ma perché vedo Holikos rosso? No, non è... Se sono rossi, a battere, l'ordine è quello. C'è anche Dart che è rosso. Ok. Samu Aguilar. Troppo lontano. Popa. Paura di battere contro qualcun altro, però. Esatto, okay. Spompa allora. Abbiamo l'Amered torrettisti qua sopra. Eccola. Madonna mia, che burde. Aiuta. Ha svampato. Va pacchiata. Renaldo. Player. È tornato. Ora. Fuoco. Foranid, chi è Foranid? È un player. È quello player di prima. Qui Fox, chi è? Vedo solo un rosso adesso. Fora, vattene a pesca. È venuto. Vai. Fuoco. Sì. È quello di prima. È quello io di vedo prima. Una, vedo
NH6247, sì. Ma che cazzo è NH? Sì, lontanissimo. Ah, ma è una... Però non riesco a prenderlo. È una Cat in Soft Death. Ok, è andata. Ah, allora. Sì. Ah, ok, quelle col nome così allora sono quelle già esploso. Capito? Sì. Ok, Hammerhead a direzione 20 gradi. Benito Calvo. È proprio lui. Benito Calvo? Ho capito Benito Calvo. Turino. Benito. Ma a direzione 20? Direzione 20, 22. Benito Calvo, meraviglioso. E vola al contrario è Benito Calvo, eh. Con calma arriva, piano piano. Siamo 13 km, arriviamo. No. Sotto l'1 e mezzo sono efficaci. 11 km. Ancora è presto. Ma i 6-5 tirano a 2-6, mi sembra. No, questi sotto l'1 e mezzo. Ok, Amarel, pronti? Oh mamma, Dart! Cosa? Oddio, perso. No, lascialo fare che sa quello che fa. No, non è vero. Ma prendi le medicine e vai a dormire. Passa il naso. Mi piace fare il torrettista. Che sta sparando così, madonna. A me non tanto. Non c'è una Connie Cool Fox, è un giocatore? Complete. Anche lui spariamo. È Rossino che spara a tutti. Guarda questo rompicazzo con la F8. Vai. Questo è troppo veloce per noi. Fuori da portata. Ci stanno sparando da dietro. Pigliamo la Connie, Dart. No, c'è Cool Fox che ci ha fatto il Cool Fox, appunto, perché dietro... È lui la Connie, è Cool Fox. Andiamo io al culo noi. Sto sparando la andato, è un po'. Vai. È 3 km. Guarda come va giù. Abbassa Cool. Sembra di essere contro una Redeemer, il genio. Vieni. Ciao. Ciao Cool Fox. Ciao. È passato. Non abbattetelo, lasciatelo in soft death. Se non l'avete già abbattuto. È già andato, perfetto. È sbudellato. E potete invitare Sberla sul nostro server subito. La missione è completa, quindi? Sì. Bella domanda. Completa. Sì. Per la prima wave? Per la prima, adesso sì. Adesso ve ne arrivano altre, sì. Perfetto, sì, completata, sì. Ok, ottimo. Nell'arco di un paio di minuti vi arriva la seconda che compare direttamente a monitor. È arrivata la seconda. Ma si chiama Sberla? Cioè, qui comincia Sberla con la S. 007, con la S, sì. Okay. Ragazzi, sta ad Arston una seconda. Non lo vedo. Come sta ad Arston? No, ce l'ho. Allora, aspetta che mi dica Sberla, eh. Ah, server pieno, ok, perfetto. Ciao Baldo, buonasera! Meglio tardi che mai, sarà mica tardi, Baldo. Turibupu. No, non l'ha ancora data. 3 di crime. Devo per forza andarmene in carcere. Non puoi nemmeno pagare. Non me lo fanno pagare. Come siamo messi con la nave? Arriva, eccoli. Gil, dopo noi andiamo a Carea, ci puliamo noi, dai. Priority, okay. Anche io ce l'ho a Stanton. Vogliamo andare a Houston. Cosa facciamo? Andiamo là, aspettiamo? Magari... Essendo la seconda, forse ci conviene andare. Allora, facciamo così. I caccia vadano, invece facciamo il cambio dell'Hammered. Troviamoci a Serafin, attracco e cambiamo Hammered con il Quantum veloce, così possiamo muoverci. Noi che facciamo? E i caccia e Redeemer, se vogliono andare, possono andare intanto. Aspettiamo vicini al punto, così se poi la missione per qualche motivo scompare, riconvergiamo in tempo. Esatto. Ok, ti vorrei prendermi il mio Gladius. Mi piace questa Redeemer, mi piace. A me sta venendo il mal di mare, cattiva, corretta. È però cattiva, metterci dei cosi. Cosa? Non il cannone, togli il cannone. I repeater. C'è una torretta che non ne avevo di 6-5, quindi purtroppo...
Eh sì, però devi metterseli, perché io sono a boom, boom. Ma l'ho portata contro le Idris, cioè. Invece io voglio sentire lo scoppiettio. Io ho anche un retaliator a posto. Retaliator dà gli schiaffi con le mani dietro la schiena. Con 5 torrette più i silurazzi, se interessa. Le torrette sono miste, quelle di sopra. Hanno sia i distortion che i CFF. Le due laterali. Ma fanno ancora qualcosa di distortion? Certamente. Ma sì, le hanno stranerfate. Fanno. Perché no, Spider si è messo a parlare in geroglifico adesso, Maria santa. A me ha dato 30k, mi ha dato 30k. Oh, come 30k? Oh. Sì, a me ci... È caduta la tua linea allora, perché noi stiamo ancora andando bene. Okay. E per il cambio Hammered ce l'avete già pronta? Come detto, sì. Perfetto, allora arriviamo. Fateci sapere dove. Sia l'Hammered che la Retaliator, se volete. Vai, no, andiamo di Hammered. Fateci sapere Hangar o Docking Port che stiamo attraccando. Bene. Signor Alikos, posso far richiesta di scendere dall'Hammered e prendere piuttosto il mio Gladius o un altro? Certo, nave? Assolutamente. Ok, grazie. Lei è libero. Lei è... si dice... È la seconda colonna portante, no? Io sono il governo, lei è la chiesa, quindi è libero di fare il cazzo che vuole. Alla madonna. Server pieno, non mi fare entrare. Insistisco. Ok, Hammered, sì, siamo attraccati. Si può scendere. Siamo ancora in fase di attracco. Sì, anche noi siamo appena attraccati, quindi a posto. Ok. Io cosa sto vedendo? Dangan, in questo momento per me stai levitando sopra... Anche per me. Hai fatto tipo un long jump. Sono stato Chris Robertizzato. No. Devo tenere sveglio il gatto, se no Fia mi rompe i coglioni stanotte. Stai sveglio, non dormire. Vedi il caffè. Fa dalla finestra, che ti mette un po' a venire su. Te scherzi, sono sto qua, alle 4 incomincio a rompermi le balle se dorme adesso. Perché i gatti tecnicamente sono notturni. E ovviamente non vedo niente, perché ovviamente adesso è tutto pagato, ma porco. Bello, allora, docking port 01. Docking port 01. Magda, tu mi ami? Sì. E allora vedi che la cosa è reciproca. Mangio qualcosa e arrivo, al docking port. Dar, posso andare al barettino o dici che mi... butta fuori dalla nave. Sì. Io scenderei le scalette di schiena, cioè non farei la scaletta. Ok. Caso non ci vediamo più, ciao Daniele. Okay. Tanto, Dani, siamo fermi, siamo okay. Fermi. Vabbè, no, fermi, ma vai tranquillo. Passiamo. Argo, se scendi dimmelo che quanto. No, sono sopra, sono sulla torretta. Io. No, vabbè, peccato. Teoricamente il Gladius... Non esco dalla tua nave. Il Gladius c'ha sides... due normalmente, c'hai il Badger, mi pare, attaccati. Ha due repeater sulle ali e... No, sono i Badger quelli. Io ho i Valiant, non ho il Cronos. Ma sai anche le birre? Ma io mi ubriaco di birre. Già che ti faccio compagnia. Tanto che aspettiamo loro. Guarda che non riesco. Candalo, ostia. Ah, team di piselli. Questi occhialetti. Mi sa che non ci fa atterrare, qua. Per qua?
Ok, io sono a posto. Ho fatto qualcosa riguardo il crime stop. Ma no, io non la birra l'hai già presa? Sennò l'ho già presa, l'ho già bevuta. Okay. No, l'ho già presa. Poi non ce ne sono più. Un'altra. Che ci ho sparato? Non lo so, scappiamo. Non lo so, scappiamo. Eppure io sono lontano. Andarla a prendere. È uno qua sotto. No, perché in teoria sono io che ho preso il crime stat. Quindi la nave non ha... Ce l'ho. È ancora Davide Aguero. Rem, tu non hai il crime, giusto? No, io non c'ho, non dovrei avere crime. Allora... Tanto ci sta seguendo, il tizio ci sta seguendo, mettilo qua che lo tiriamo dentro nelle... Dove vai? No, vai, ti giri, porca la miseria! Dov'è che sta? Che cazzo ne so adesso, sei girato dappertutto, sotto di noi. Mi piace, ma non la pleggio perché ce l'hai già qua. Quindi ciupa. Quando vogliamo usiamo la... Davanti. Assolutamente, anche perché è una nave che ha senso in tanti, almeno in sì, tempo. Sì, assolutamente. Ma no, ma devo usare più spesso. 8, maledetto. La nave è già accesa, solo i motori sono spinti. Oh, no, puoi guidarla. Very well. No, ma guidate voi tranquilli. No, fai te. Io... con i micro lag che c'ho non... Allora, Saggio, vieni anche tu sulla Hammered. Sono crashato. Ok, ma ti vedo che sei qua in stazione. Quello chiedo. Ah, ok. Ciao Milo da YouTube, buonasera. Ben arrivato. Andate pure. Andiamo? Allora siamo tutti, possiamo sdoccare. Comandante? Sì? Mi da server pieno. Sta rignando tantissimo. Sì. Vuole stare al sicuro. Clear to launch. Devo portargli la bottiglia, se no la faccio fumare. Ah, ma letto sul Redeemer non ce l'ho messo. Può cominciare la procedura di sgancio. Ci stanno scansionando? Non sì. Lo so, sì? Sì. Ah, c'è il tizio qua sopra, sì, lo vedo. Tra l'altro Dani ne ha anche un graffio, ci abbiamo. Mi sa che mi fa sdoccare. Ok, sì, perfetto. Gli ho chiesto due volte. Sì. No, adesso mi dici che devo toccare? Cos'è sta cosa, Dio? Come docca? Eh sì, ho la schermata del docking. Pur essendo già doccati. Aspetta, Dio docking. Ok, forse adesso ci siamo. Sento che si muove, ma non si muove. Guarda, Dio. Io non sono più a bordo a pagarla, quindi non sono io. No, tu sei il balsamo benedetto. È una cosa diversa. È quello che non va più. No, non riesco a sdoccarla. Arrivo io a spingerla con le mani. No, vediamo. Dango riesce a scendere te, vediamo se... Certo, vediamo. Fatto tutto. Sdocca! Non penso proprio. Che ha detto? Come è diventato azzurro, tizio? Sì. No, siamo vicini, 425 km. Nostro fedele TL che ci protegge. Dov'è TL? Dov'è di fianco a noi? Sparo. Che gli sparo. Non lo vedo. Allora qua. C'ha cork scriuato. L'F8 non è piccolino, Wiggle. Non è piccolino l'F8, eh? Ma io bella massa anche quello.
Allora, riproviamo la procedura. Non voglio anch'io le foto. Oddio, così aspetta un po' più. Hai capito? Stavo cercando di... Oppala, ecco. Oppala, lunch. Così le prendi entrambe. Aspetta. Ok. Riproviamo. Siamo stati Chris robertizzati. Sempre dopo la torretta che succede. A me qua non funzionano le porte dell'ospedale. Come dell'ospedale? Perché sei all'ospedale? Perché devo rubargli le risorse, acqua e cibo. Non hanno porte. Tutto a posto. Fa molto americano senza assicurazione. Okay. Esatto, quello che va sul lettino, ok. Definisce in sala donazione organi. Sì, esatto. Cosa ne pensate di uno che ha un Qatar come nave base, come nave principale, insomma? Anche perché tutte le spese mi vanno in mantenere il cutter insieme, in parecchio scotch. Ma se sta... A breve guardo, Spider! Metto comodo. Sì, va tutto in scotch. Nel caso staccate Dangun. Vabbè, Sì, sì. Quanti milioni sai, Red? 11 milioni. Ce n'ha talmente tante, neanche se li ricorda, capito? Sono a 11 milioni. Portacci. Potresti prendere quello che vuoi quasi. Io e Tiel 3 metri sopra il cielo, vedi? Sei riuscito a farla bella? C'ho l'overlay di Steam, di Discord, però meglio di... Ho fatto un video così poi ci rubiamo le foto. Ce le arrubiamo. Così. Ah, ma Tiel è in posizione Top Gun. Ribaltato. Riesco neanche a mettermi una bottiglia dell'acqua in mano, santo cielo. È la vecchiaia. Butta ok, quando ci siete tutti ditemelo. Catetere. Perché c'è lo sportello? Come se avessi uno sportello aperto. Siamo tutti a bordo dell'Amered. Allora abbiamo Minus, Nark, Nard, Vultus. Ci sono io, ci sei tu, Dangun. Sì, siamo tutti. Urius, vai anche te sulla... Ok, proviamo allora. Aspetta. Solo, aspettate Furious, perché credo che noi qua abbiamo smesso. Niente, ha già toccato. Arcadosca. Oh. Agil, tu dove sei? Sei in prigione? Vabbè, se andate a un pad vi passa a prendere. Cosa? Stavo leggendo una cosa di loro. Sto a Grimix. Sto a Grimix. Okay. Perché mi stavano bombardando di più. Ok. E quindi non riesco. Allora, Alikos, la nave è pronta. Direi che... Ma hai fatto una riga sull'ala. E come siete messi a Houston? Houston è ancora attiva. Siamo pronti a saltare all'incursion site, è ancora attivo. Proviamo a saltare allora. Vediamo se lo raggiungiamo per tempo, se no torniamo. Io sto entrando nel... Tutto normale, Baldo, tutto normale. Imparano dal migliore, no? Ciao Viper, buonasera! Qualcuno sa se lo slot configurabile dell'F7C MK2 è sostituibile con un'arma? Se sì, come? Allora, lo slot configurabile presumo non sia la torretta. Ho visto una marea di configurazioni differenti. Secondo me, Viper, se chiedi al buon Dart, che è qua in canale con noi, mi lascia un messaggio, lo senti anche dopo, lui lo sa. Io non l'ho ancora pleggiato l'F7C, quindi non ho idea. Non ce l'hai nella missione, te? Eh no, perché l'abbiamo già fatta. Ah, ok. Ci sta. E allora io stacco e ci vediamo domani mattina per fare le missioni da... Grande Tremors, a domani. Ciao Tremors. Ciao. Grazie a tutti. 10:30 e ci trovi. Perfetto. Ciao, sì, domani non vado a lavorare. Sono anch'io domani mattina. Lo vuoi ricaricare? Ciao Locre, buonasera. Ben arrivato. Contratto withdraw. Mi è arrivato un contratto withdraw, è appena finito, penso. Aspettate a saltare. Io sono riuscito a rientrare.
Vediamo se riesco a venire con qualcosa. 10:30 domani mattina, Dart. Più o meno, sì. Metto l'evento? Così vi svegli anche dal telefono? No! Vuoi venire tu a guidarlo allora, Lykos? Come vuoi. Se preferisci sparare, sì, sì, vengo io, se no vedi te. Ok, sì sì, ti aspetto su. Perfetto. Ah, mi conviene staccare perché sto andando troppo a scatti. C'è ancora spazio nella merda per una torretta? O... Certo, Furious. Ma tu sei dove adesso, però? Sono andato un pad, ho detto così. Ok, allora aspetta che ti raggiungo lì in Eva e ti butti su. Mm-hmm. Argo, ci sei? Non ti sento più. Argo? Sono perso nella torretta del Redino. Io sono un attimo FK, torno subito. Sto arrivando, Furious. Da sì, sì. Se è posto, vengo anch'io. Che sono. Io sono a Serafin, però. Ok, sono qua anch'io. Riesci a venire a un pad anche tu? Saggio. Arrivo. Furious, che pad ti sei buttato? Mi sembra uno. Perfetto. Così siamo già qua. Siamo vicini, sì, sì. Dai, Dondoka. Non riesco a vederlo. Vengo anch'io all'uno. Veramente il pad non lo scrivono sullo. Sì, sì, c'è scritto, è lì all'entrata. C'è scritto prima dell'entrata, sì, in alto. Non si riesco a vedere. Passa la missione, ragazzi. Non preoccuparti, Locre, tanto giochiamo adesso, giochiamo poi, indifferente. Qua si gioca, non ti preoccupare. Scritto, è ancora qua, sì, ma è a Ita. Ita. Pad 1, sì. Furious, riesci a... Sì, sì, arrivo. Sto arrivando anch'io. Andiamo a Ita, va. Andiamo a Ita a fare un giro. Che è sbattuto contro l'F8, Dart. Ah, non mi ha... Non mi ha lanciato la nave. Che c'era. Da davanti, Furio, sopra. È un ipercritico. Vedo scintille. Da lì davanti sopra dovresti avere l'accesso. Sì. Ok, adesso sì, sì. Non mi dava il prompt. Effettivamente la Redeemer è una cannoniera, perché sono due cannoni... Sei te, Raticus, quello che sta entrando, sì? Sì, sì, diciamo, perfetto. Ho usato il tractor beam per far prima. Sì, però. Sì, no, ma è che non vedevo mica il nome, quindi... Sì, Furious lo vedo, quell'altro no. Infatti Dani è una classificata come Gans. Dite quando siete a bordo che partiamo, sì. Okay, può fare anche delle piccole... Ci sono. A bordo? Perfetto. Tutte le porte, sì, sì. Perfetto, allora partiamo per Houston anche noi. Poi io adoro quelle skin qua che cambiano colore. Questa qua, ok. Questa è di quest'anno. Sì, la Best in the Show, se non mi pare. Best in the Show, mi piace. Mi piace come storpi l'inglese. Best in the Show! Abbiate pazienza. No, ma guarda che è meraviglioso. Anch'io so l'inglese maccheronico. È una delle cose più belle di essere italiani. Infatti. Mamma mia. Che vergogna. Non ti vergognare. Ok, stiamo per contare su Houston con la Amered. Contato. Non sono più attivo come una volta, ma ogni tanto mi capita di vedere le notifiche. Ho letto di sfuggita in generale Discord Wave 1. Allora, generale Discord Wave 1 è stato il buon Gigi che ha fatto uno scherzone. Non c'è ancora purtroppo la 323 in Wave 1 con le feature. L'unica feature della 323 è andata in Wave 1 e addirittura in Wave 2 è stato, come detto, il server meshing. Non lo so, Viper. Io apprezzo l'Hornet, il Super Hornet Seeker è il mio caccia medio preferito. Quindi io sto ancora valutando, sicuramente il Pledge ci cascherà, anche perché appunto l'F7A poi.
Però al contempo sto cercando nel mercato collezionisti l'aggiornamento estetico dell'F7A Mark I. Perché con quello, se ce l'hai nell'hangar, alla fine di Overdrive ti danno l'intero Mark I F7A. Quindi sto quasi pensando, lasciamo perdere il Mark II che ce l'avranno tutti. Una bella nave da collezione che ha comunque potenziale bellico come il Mark I, militare, non sarebbe male. Sarebbe una delle navi più rare del gioco, tra l'altro. Quindi devo scegliere bene come investire, no? Cici, ma questo di Xenotre ti hanno fatto un caravanserraglio di pirati per attaccarci? No, siamo noi che facciamo il caravanserraglio quando andremo a raccogliere tutti i cassoni a Gerico. Loro non sono in grado, sono tutti beduini del deserto. Cosa vuoi che ne sappiano loro? Che ne sappiano loro di caravanserragli? E respira in modo affannoso, mi mette in ansia. Se lo sanno loro. Remors 73 ha lasciato il party. Sì, sì, è andato. Sì, ma ha salutato, è andato via. Anche Minus è andato via allora. Come Minus? E anche Erraticus. Minus. Io ci sono, il problema che mi sa che me. No, Minus sì. Minus mi sa che è andato a giocare a Fallout, quindi sì. Sì, sì, un po' di gente si è staccata in corsa. A che ora avete finito l'altra sera che vi ho visto in attivi alle 2 di notte? Sì, alle 2. Io ho chiuso alle 3. è il giorno 1 di stagione, tra l'altro con... Adesso, mentre prima no, c'erano solo le spedizioni che erano delle sorte di raid in varie altre città dell'America post-apocalittica, con questo aggiornamento hanno messo proprio le questline, quindi puoi visitarle anche al di fuori dei raid e tutto, quindi sono dovuto andare a esplorarmi un po' di Atlantic City, no? Casino stile Las Vegas dappertutto, quindi mi sono perso via. Ciao Hitman, buonasera! Ma com'è Fallout 76 adesso? Perché io mi ricordo che l'avevo preso, l'avevo giocato anche all'inizio, ma ero rimasto estremamente deluso. Io ho fatto il reso il giorno dopo. Allora, voi siete persone che... E siete qua che giocate a Star Citizen e mi dite una roba del genere, quindi si vede che all'epoca non avevate ancora imparato la pazienza e la persistenza. Guarda, io gioco a Fallout che tu ancora andavi a... Lo so, ma lo immagino, però... allora, dovevate... Potrei dirlo anch'io. No, dico, proprio per quello mi deludete. Voi avi, voi veterani della saga mi deludete. Dovevate dargli... tenerlo in libreria, non dico che dovevate giocarci. È la casa che mi ha deluso. Comunque è Vidro. È Widrow, anche da Widrow, sì. Allora, comunque, in brevissimo, il 76 adesso è 100 volte meglio, oggettivamente parlando. Un sacco di contenuti in più, un endgame modestamente bilanciato, ha perso tutta la parte sopravvivenza e tutta la parte PvP. È un mero PvE cooperativo, quindi dipende se a voi interessa o meno anche un agonismo fine a se stesso di base, però la densità di contenuti, il fatto che adesso ci sono comunque NPC, fazioni, ci sono storyline e questline dedicate a fazioni che sono tornate, tanta roba. Il sito di incursione a Magda, grande, sì, ancora qui, perché io ce l'ho ancora, io non ho fatto il reso. Prova ad avviarlo. Dedicagli un'ora. Com'è il building? E quello lì è il building che dovranno darci in Star Citizen, ulteriormente migliorato. Perché vabbè, io l'ho amato. Fallout 4 l'ho amato. Vabbè, grazie. Chi non l'ha amato? Cioè... Io. Certe mod... Ma anche il 3, ma anche il 2. È bello riuscire a prendere un'arma potentissima all'inizio grazie a quel cane. A Magda allora, andiamo a Magda. Io ce l'ho là. Anche se Preston lo odio con tutte le mie forze, però. No, io allora del 4 io sono un il mio Fallout preferito in assoluto è il primo. Sì. E poi dopo subito c'è New Vegas. Il 4 Arroyo. Esatto. New Vegas, il 4, secondo me la cosa migliore del 4 è Far Harbor. Ah. Cioè, quella lì è un'espansione che era un gioco a sé. E narrativamente parlando, mi ha anche a toni, ambientazioni, stile, molto più carattere anche del gioco principale, secondo me. Poi, ovvio, senza tutto il discorso sintetici e compagnia, senza quel background lì, non te lo godi appieno, però
Insomma, ovvio, giustamente. Siamo quasi all'incursion site. No, comunque, se volete, se avete tempo da perdere e volete buttarci un paio d'ore su Fallout, ci andiamo anche assieme, così. Magari ci fai un corso. Quindi è un PvE cooperativo, allora, è diventato. È un PvE cooperativo, più The Sims per le case. Mamma mia, talmente tante cose che voglio fare. Ecco che gira l'amere da caso, massacramento. Niente, io ogni volta rimango buggato col quantum. Quando siete tutti in un punto mi si bugga. Badovino scrive: dalla scorsa live tutti che dicono caravanserraglio in TV, su YouTube, su posti mix, hai lanciato il tormentone, massacramento addirittura. Vedi, basta una parola in lingua italiana che nessuno si caga e sei già di tendenza, vedi? Invece ho dato un'occhiata alla configurazione, mi è piaciuto, ho sacrificato la Sabre che ho upgradato, per ora la configurazione mi sembra impressionante. Io non sacrificherò mai la Sabre perché è un caccia che mi piace troppo. Oh, non riesco mica a quantare io. Sei partito? Io sono a 35 km fermo. Io mi gira l'ordine. Io mi gira il mi gira l'Amered. Aspetta un attimo che provo ad andare da un'altra se ci parte. Fosse il pianeta. Aspetta che provo. Mamma mia, quanti asteroidi. Vabbè, dai, siamo qua a 35 km, facciamocela piedi, vaffanculo. Tulipo. Ci muoviamo? Sì. Io sono arrivato, sono quasi qua davanti. Ma Red, sei col cutter? Non so, no, no, non sarei pazzo a portare il cutter. No, c'ho il Gladius. Ok. Con i tre Panther. Che per qualche tre, un po' difficile. Ho tirato via la Gatling. Uno l'ha incollato sul tettuccio. No, ne hanno basso a sinistra, due, contatto tirato... rosso, un basso a sinistra. Jean Almond. Sì, non riesco a loccarlo, troppo a sinistra. Mi piace il basso a sinistra quando non c'è direzione relativa. Basso a sinistra. Rispetto a dove stiamo andando, un basso a sinistra. Turibu. Rispetto alla... Non vedo gli asteroidi. Ah, eccolo qua, ok. Altezza. Che per me è in basso centrale, meraviglioso. Yes, ok, Amered, c'è una Tanzan. Un asteroide. C'è un Tanzan. Oddio. Siamo anche contro. Scudo contro luce. Siamo anche contro luce. Hai visto? No, ho visto anch'io. Si è creato addosso. L'abbiamo preso? L'abbiamo preso. Alfonso. No, no, Alfonso. Alfonso. No, l'abbiamo preso. Volevo che me lo dicesse. Alfonso. Camillo Alvidez e Alfonso qua davanti. Dobbiamo aver fiducia. Passa all'enda. E passa all'enda. Eh sì, 2000 all'ora. C'è un player rosso. Però vabbè. Chi è questo? Si capisce un cazzo. Che dobbiamo sparare. Esatto. No, allora... Io sto sparando a RA0925. È già esploso. È già esploso. Ah, un'altra Amered c'è a 14 km. Arav Campbell. Me la pingo. Arav Campbell. Direzione 20, come quello di prima. Ragazzi, vi saluto anch'io. Buonasera. L'ho trovato. Ciao, Bar. Ciao, Bar. Ciao. Ciao. Lo stanno già massacrando. E io non vedo neanche dov'è. Complimenti. Complimenti! Entra l'asteroide. Questo... Attenzione, asteroide a sinistra. Attenzione. 3, 2, 1. No. Ma c'è Barabbas? Il Barabbas... c'è un rosso. Ah no, è Barab 4. Troppo lontano. Mio Dio, missile locale. È un player. TL, no, quello è Barabbas. TL è Barabbas. Okay. Ma il nostro Barabbas? Ce n'è uno solo di Barabbas. Io lo vedo rosso. Però c'è Mocking Blackbird, ma grande. Amirios, e adesso che ne so io se gli devo sparare o no. Ma chi cazzo sparo io? Alfred, Joshua Alfred.
Cioè, non, 12.000 non so contatti rossi. Non so se li devo ingaggiare o no a questo punto. Solo se attaccano. Hanno nomi tipo se ingaggiano, ingaggiate. Invece i nomi che hanno nome e cognome sono rossi NPC, andate. Rai Pinoros. Sì, l'ho visto. Okay, vado. Orco Deagle, che filo, Turibupu. Mamma mia, la torretta. Che filo, Turibupu. Mamma mia, ma vai piano, vai. Non si vede... C'è il solo incontro, non si vede un cazzo. Non si vede un cazzo di niente. Io non capisco un cazzo con tutti questi asteroidi. E è difficile negli asteroidi. No, questo l'abbiamo preso, sì, da dietro. Sì. Torretta superiore è andata, ragazzi. Completamente? Sì, sì, non muove più. Niente. Ok, però io... Penrose l'abbiamo ucciso. Noi abbiamo neutralizzato una nave su 24. Dove cazzo sono tutte le altre? Infatti. C'è un'altra Gladius dietro di voi, ragazzi. Dietro l'Amered, Vista. Andata. Che perfetto. Come sono le contromisure? H Amadoro. Barabbas è dei nostri allora? Sì. Okay. Io non so. Riguardo. Io non l'ho attaccato. Amiros è un rosso. Amiros, player. 3,2 km in avvicinamento con una... Amiros. Con una inferno. Un inferno, sì. Però è un po' rossastra. Chi è che spara? Non c'è più, è morto. Non c'è più. Chi è che spara? Non c'è più. Esatto. Ok, Sberla è in party, se riesci, Dart. Adesso dovrebbe essere anche in server. E in party, okay. Cazzo dico, in server va giù in party. Ho capito. Incursion 3 di 5, mi è arrivato. Sì, anche me. Where is it? Che casino, ragazzi. E qui mi... Ah no, aspetta, mi si è spaccata la mappa. Così l'hai trovato. Ad Arial. Argo, come sei messo? Ad Arial, perfetto. Dai, andiamo a Arial allora. Ma sicuro che non sia Aberdeen? No, è Arial. È Arial, Arial. Un po'. Ah, un altro segnalino. Guarda. Qua c'è un frammento. Cambiamo aria. Di una nave distrutta. Aria, sì. Argo, come sei messo te sopra? La torretta è andata. Adesso ci ripariamo, Argo. Vado a bere. Mi rinviti anche a me nel party. Me chi è? Scusa. Erraticus. Sì. Cioè, sono sulla torretta, ma sono invisibili. Vengo a farti compagnia, Argo. Vieni, andiamo a berci una birra. Mi sa che sono finito. Non conviene tantissimo attaccare Barabbas. Infatti lui è qua ad attaccare i nemici, mica noi, Barry da YouTube. Salve ragazzi, Star Citizen che gioco è diventato? Continuo a leggere recensioni negative, un eterno incompiuto. Ciao Luca, intanto buonasera anche a te. Allora, eterno incompiuto no, nel senso incompiuto adesso eternamente la vedo dura, anche perché siamo in un anno che è oggettivamente molto più denso di novità rispetto al passato. È stata tirata un'accelerata veramente atipica anche per quella che è la nostra abitudine, quella che è l'abitudine anche di chi osserva il progetto dall'esterno. Quindi vedrai che 3.23, la patch di un mesetto e mezzo, forse un paio, che è la patch anche dell'Invictus, quando giocheremo quella e ci sarà un free flight e ti sprono a giocarla anche te, vedrai che di incompiuto il titolo avrà sempre meno, sempre meno. Poi che sia lento e che si prendano il loro tempo per generare comunque una visione sia dal punto di vista stilistico che tecnologico che non ha uguali e soprattutto non ha paragoni nel passato. Quindi quando costruisci qualcosa di nuovo le sfide e soprattutto i fallimenti lungo la strada sono tanti. Adesso hanno un po' smesso di fallire. Sto leggendo questo.
Spero che tu legga quello, Barry, perché al momento quella che è la stampa generalista, perché poi c'è quella invece, come posso dire, tematica, che è un po' più particolare, tende a essere troppo informativa e troppo clamorosa senza andare nel dettaglio, senza scavare. Per carità, ci sono cose che sono più vere del vero, senza ombra di dubbio. Però, da qui a dire che il gioco è incompiuto, dopo il CitizenCon, dopo questa 3.22, che è giocabilissima, godibilissima, e dopo l'avventura 3.23 e un potenziale 4.0 con il secondo sistema proprio in questo 2024, è quasi... non saprei neanche come definirlo. Sì, forse è un po' incoerente da proclamare, no? Quindi tu leggi, che sicuramente le informazioni ti arrivano, anche se magari dopo ti... quello che dico sempre, ti conviene giocarlo. Star Citizen vi dà l'opportunità di giocare gratuitamente per tante volte nel corso dell'anno. Se voi lo giocate, lo tastate con mano, ne vedete il progresso, soprattutto se lo seguite da un po', magari avete avuto l'opportunità di giocarlo anche in passato. Il progresso finora è stato freddo, coriaceo, siderale, ma lento in maniera veramente progressiva. Siamo arrivati in quel punto in cui si spera che passi dalla gradualità all'esponenziale, ovvero con la fine di Squadron 42, col completamento del giocatore singolo, tutte le risorse umane e tecnologiche del giocatore singolo stanno venendo nel multiplayer. E si sta vedendo, ribadisco. Mi sa che sono un po' veloce. Beh, di grossi estremi, di grossi non abbiamo. Ma che cazzo? Hai beccato la... Vabbè, dai, tanto siamo qui per riparare. Riparazioni in più. Che sta andando di quella forza lì. Una brutta fine. Va bene così. Vediamo se mi fa riparare. A me non fa riparare. A me no. Dani, a te lo fa. No. Barabbas dice che stava esportando democrazia a Badilate. Lì nei pressi nostri. Provate prima a scendere dalle torrette e basta. Ecco. Questa sberla non è una missione shareabile, la devi accettare. È l'unica missione presente in priority. Perché è una missione generale del server. Vito d'oro. Argo, fai cambio? Verso l'alto. Allora, torrettisti dell'Amered, andiamo da Dongol. 16 km. Se volete pilotare che vi annoiate, ditemelo, Okay, no, poi... vai tranquillo. Io provo la torretta sotto. Ok, dongle ce l'ho, ok. È bella? Sì. Daniele, la torretta sotto. Sono tutti lì comunque. Dopo Ben Shapiro, dongle Shapiro. Dongle Shapiro. Stiamo arrivando, torrettisti pronti? Ma sì, da qui. Esatto, sberla! Oh, ci danno no, non in stazione, Daniele, no. Ma no, non ti fanno niente, io provo tutte le armi. Come le scogliere con Schettino, Barabbas. Una volta le sparavi, adesso non lo fanno più. Non ce l'ho più il target. Spariamo allora tutti, spariamo. È sparito, sì. No, eccoli. No. Arrivano, sono dietro l'asteroide. Dagli, Dart, andiamo. Ok, riapparso. Ancora una missione. E anche un Hammerhead, sì. Andiamo sull'Hammerhead. Hammerhead. Sì, c'è. Abbas l'Hammerhead. No, Dongo e Shapiro prima, Dongo e Shapiro. Ma non riesco a prenderlo quello. È troppo angolato. E da qua sono 4 salti. Bene, Amered è andata. È andata. Meraviglioso, meraviglioso. Allora. Stanno sparando pesante. Caffè scrive, personalmente ho una sensazione, credo che rilasciata la 3.23 ci sia in cantiera molta roba e la patch successive saranno frenetiche fino al compimento della 4.0. Il problema è che secondo me dopo la 3.23 c'è la 4.0. Semmai quel ragionamento lì lo farei per dopo la 4.0.
passato un Hammerhead a pochi metri. Abbiamo un Hammer ed LT0541 su. Proprio sopra, ragazzi. Sopra? No, non riesco. In soft dead. Ah, in soft dead è vero, se non bestemmio. Infatti dicevo, perché si chiama così? Turibu. Cazzo, quanti rossi. E quella è andata. Intanto ok, andato. Completata, perfetto. Grandi. No. Portalo, portalo, Mizu! Buonasera! Piccone spaziale, insomma. Li puoi portare quanti ne vuoi sulla, sull'Aurora? Adesso arriva. No, tranquillo. Va bene così, va mancherebbe. Bene. Priority. Dovevamo riparare. Adesso abbiamo tutti e 16 missili di nuovo. Pariamo tutti adesso. Quanti missili ha l'Hammer? 32? C'è di più. Ma size 2 o size 3? Ah no, piccone, il piccione! Ma sì, figurati se non puoi portare un cadavere, perché vivo devi riuscire a catturarlo, ma potrebbe essere tranquillamente una sfida di abilità. Con l'aggiunta degli NPC penso che finalmente vedremo qualche vecchia gloria tanto attesa. Qualche vecchia gloria tanto attesa. L'aggiunta degli NPC però è ancora bella distante. Vivo dovrai cacciarlo, perché dovrai proprio prenderlo. Lo porti al guinzaglio, esatto. Di più. Sì, poi se dipende, drive, sì. Se no coso 4 di 5. Vediamo se è uscita. Ah, da Aberdeen. È uscita adesso. Aberdeen, perfetto. Mi pare. Meraviglioso. Sì. Aberdeen, allora andiamo. Presa. Non la vedo. Aberdeen è sempre qua su Houston. E l'altro pieni, l'altra asse è l'uno. Sì, sì, sto cercando la missione. Non... No, ma perché adesso mi dà Ita, però? Anche a me dà Ita. Infatti, allora, canda l'ostia. A me dà 160.000 km. Anche a me 160.000 km. Sì, è Ita. Andiamo su Ita. Non ti devo dire. Confermato. Madonna, sti asteroi. C'è uno molto grande qua sopra. Ah, sì, ecco. Sì, quello un infatti po dicevo, grande. Ma perché cazzo? Devi sempre devi cliccare fisso lo scansionatore, almeno ti fa tutto il bel contorno. In terza persona ci si vede meglio certe volte. Sì, perché la luce del LAD ti riduce la luminosità fuori quando sei dentro l'abitacolo. Infatti se stai da fuori diventa tutto più luminoso. Sì, ma io non riesco neanche a saltare lì perché non mi fa la rotta per arrivare a... Ci sto lottando, Alicos. Canda l'ostia. Ma certe volte negli asteroidi lo fa. Caffè, immagino già le serate dove l'org cercherà invano di farti uscire dal tuo hangar. Ma in quelle serate lì io non farò niente con l'org, starò... Me ne starò tranquillo, faremo il famoso hangar roulette, quella rubrica famosa di gestione, no, degli hangar e dei pledge, la faremo dal vivo dal mio hangar, allestirò uno spazio podcast. Cioè, tutte le casse, va nelle zone di dove distruggiamo le navi e fa su le casse, o i pezzi. Lo vedo bello lanciato per primo. Cioè, andare avanti lui, va. No, mi si è spenta... Probabilmente stacca il citofono, se non bestemmio. Beh, Viper, col server meshing possono anche concedermelo un hangar a parte, un server a parte, no? Ciao, Genuino! Eccolo! Anche Genuino è un combattente che dovrà tornare con la 323. Ci serve! Io e Barabas abbiamo fatto degli inchini a qualche membro dell'org. Va bene, Araton, fate gli inchini, sarà mica un problema. Turibupu. La First Lady non si è ancora convinta. La First Lady, in vero... ha le sue fiammate. Giocare a Star Citizen sempre non è da lei. Allora gli ho detto: questa 322 in effetti è abbastanza scarna ancora. Siamo qua che passiamo il tempo, letteralmente. Però in 323 ci sono un sacco di robe nuove che lei, tra l'altro, sa perché ha visto i miei video su YouTube. Quindi qualcosina ha capito di cosa c'è di nuovo, no? Quindi chissà, magari insomma, io a me piacerebbe ovviamente coinvolgerla, darle compagnia e tutto.
cioè sì, so, farla venire a giocare con noi. Ovviamente dovete considerare che lei ha il Mac, quindi bisogna un attimo allestire bene la cosa, e soprattutto un pezzettino alla volta anche lei si sta facendo la postazione, non PC, però per lo streaming e tutto, quindi... Insomma, andiamo... Quando è pronta quella vedrai che qualche sera è probabile che arrivi. Che lei non è una... non è neanche una ragazza troppo paziente, quindi Star Citizen non è sempre un gioco adatto alle persone pazienti. O te la forgia la pazienza, oppure chi non è paziente sicuramente non ci sbatte la testa. Eccoci. Lei c'è. È sulla sua isola, Baldo, è sulla sua isola, è per quello che non si fa vedere. Vedrete che con l'Invictus tornerà. Ci farà compagnia. Ok, siamo qua all'Incursion anche noi. Ok. Due steroidi grossi. Chi è questo? E questo qua che si è saltato alla strada. Data. Morto. È che ci stanno bersagliando la metà di mille. Tact. Hammered. Confermo? Faccio invitare Barabbas? Raimundo Aizawa! Turibupu! Ah, facciamo fare questo quadro. Andato. Questo è andato, neanche il piano, tempo. Piano, piano, piano. Non sparare. C'è già Red che fa il fattucchiere, caffè! Se vuoi. Questo è un player. Se ci spara, noi spariamo a lui. Cioè. Hammered pronti qua davanti, eh? Pronti. Quando arriviamo a portata, abbiamo due Hammered già pronte qua davanti. Raimundo. Ciao, Raimundo. Sparare, sparare. Che cazzo è successo? Qualcuno si è schiantato contro di me. Ok, sono ancora vivo, incredibile. Qualcuno ci sta colpendo forte coi balistici. Dato. Ma chi è che rompe le balle qua? C'è un player coi balistici. Forse quella cazzo. Non lo vedo. L'altra Hammered, che l'ho persa. Ok, è andata. È un Hammered questa? È un player. Emir Taga, no. No, Marie... Merle Robbins, no, Merle Robbins non è. Emir Taga Hammered davanti a noi, alle nostre 105. Aspetta che devo... Non è detto che per te sia 105. Dart mi chiede Barabbas se inviti. Abbiamo un'intera formazione di caccia qua davanti, cazzo, guarda qua. Non riesco a prenderli, troppo angolato. Provo a avvicinarmi, vado... Boom! Contro l'asteroide. È andato addosso all'asteroide. Come è andato? Minchia, si è già ripreso, complimenti. Barabbas invitato. Ragazzi, sono crashato di brutto. Ah, ok. No, ma mi è caduta proprio tutta la connessione. Hammered. Sto riloggando adesso. Ok. Hammered, abbattere l'Hammered. Emir cagata. Data. Data. È il C2, adesso quello mi ha rotto le balle. Ah no, è un'altra Hammered. Fammi un Hammered. Mi sparano. Sembrano ballistici, sembra. Andata giù. Abbiamo fatto il pelo a quella Hammered. Lo so, lo so. Era voluto. Volevo rammarla, ma... Ovviamente non veloce da distruggerla, ma... Detrito, 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 occhio, occhio.
scattano. Io ne ho preso uno sull'ala. È andata una torretta? È andata una torretta? La mia torretta è andata. Abbiamo lo shield davanti molto basso. Questo C2 è veramente... Mi fa paura. Hai visto che pelo che c'ha? Che cazzo di pelo, raga. Oh, c'è un Gladius? No, cos'è? Una Cutlass Black. Vamo se la Cutlass. È quello che c'ha i balistici. Guarda che spara a loro. È in coda a loro. Sì, ci sta facendo un sacco di danno, infatti. Arriviamo. Solo che io non riesco a vederlo. Sono messo in un angolo di merda. Fuoco. Cos'è? Andato. Boh, ho fatto anche questo. Sì. Meraviglioso. Abbiamo una torretta di scorta per quella distrutta? Libera. C'è un player. C'è quella dietro. No, ci sono io dietro. Ah. La Corsair, ma se fa il bravo non gli spariamo. No. E Dart, ok, l'hai invitato Barabbas, sì, perfetto. Sì, sì. Oddio, no. Anche Rumo. E anche Rumo, okay. Anche Turf e anche Araton. Ok. Ma però tutta di mille. C'è di nuovo il detrito, occhio. Dov'è il detrito? Non lo vedo io. Ah, ok, no, perché ero girato al contrario. Ah, tu ribupo. Dico, no, perché... No, ti stavi allontanando, ma mi sembrava ti stessi avvicinando. Sì, sì. Ho girato al contrario. Anche Simox 66. L'uomo che sussurrava l'uomo che sussurrava i sassi. Comunque qua, il detrito non è lontanissimo, No, ma tanto non vado indietro, va. Allora, abbiamo Simox 66. Allora, Martin, questa la rifacciamo domani mattina. Se sei rimasto indietro con alcune missioni, un gruppo la fa. Probabilmente la rifà anche questa, andando a ruota. Noi la rifacciamo assieme, sicuramente, e organizzata giovedì. Se non è giovedì, forse mercoledì, adesso decido una di quelle due sere lì. Ma sicuramente la sera trovi qualcuno, se devi farla, se devi allinearti. Basta che scrivi, o che ti butti in canale. Ma perché con F2 mi dà... Oddio, questa volta qui da dove spunta fuori? No, ma chi è 30k? Non mi dà la mappa. Si scrivono in chat. Ah sì, 30k, vai Mona! Ale, Turibu, Puribu! Ma porca miseria! Very well, very well. Ben finita, no? Tanto. No, ne manca una, mi sa. 4 di 5, ne manca una. Ci ritroviamo in menu? Sì, dai, troviamoci in menu. Sì. Sì. Ti conviene cambiare su USA o su qualche altra parte. Beh, tanto adesso non replichiamo lo stesso server, è crollato. Io slogo e rilogo, almeno è pulito. Idem. Quando siete tutti a menu, me lo dite che me lanciamo. E sono a menu. Io sto lanciando il gioco di nuovo. Io. Andiamo nel server di Akamatsu. Tutti addosso a Akamatsu. Che è lì tranquillo con 67 player e glielo fulliamo noi. 30 fps di server. Spawniamo Serafin, bella domanda. Sì, in teoria sì, perché l'ultimo posto di atterraggio non siamo morti, quindi sì. Beh, lunedì e martedì comunque, essendoci Pasqua, Martin, anche stasera, sono venuto stasera per non venire domani sera, essendo il weekend di Pasqua non si sa mai cosa, quando, come, perché... Quindi ho detto, insomma, più siamo disponibili meglio è, anche perché adesso le fasi avranno bisogno di un po' di personale in più rispetto alle prime, quindi... Ma non vuol dire perché... Perché per quello che conveniva, chiudere tutto. Però. La torretta superiore dà più soddisfazione perché sparo più veloce. Sono al menu. Peccato perdere la nave così. Io non sono in party, però. Chi è io? Neanche io sono. Erraticus. E minus. Però sono al menu. Ok. Okay. Date di come ne fare l'appello così capisci chi è al menu, chi no. Vultus è al menu.
menu. TL è al menu. Sì. Minus è al menu. Sì. Red è al menu. Nard è al menu. Yes. Saggio, Saggio, Daniele al menu. Dart è al menu. Ah no, Dart è proprio morto. Argonauta è al menu. No, io sono al menu. Ah, perfetto. Non avendo avuto conferma, ho detto Turibupu. Ghil è al menu. Ma non facciamo prima che chi non è a menu dice io non sono a menu. Esatto. È quello che è stato chiesto fino adesso, ma nessuno diceva, allora tu vivi. Ma io insisto sulla linea. Cioè. Io non è... Vai tranquillo, Rumo. Andiamo a infestare. Infestiamo il suo server. Vabbè che io vedo che... Barabba se gli altri... No, allora, noi siamo tutti al menu e sono tutti al menu anche loro. Facciamo un lancio. Dai, Camazzo, dai, ci a prendere. Figlio. Ok, partiti. Che sonno. Osti, caricamento infinito. Volevamo darvi una mano con i caccia di linea dell'impero, ma il 30k ci ha fermati. È entrato. Entrato anch'io. Entrato. Rimane aperto così. Vedo gente a 31 milioni di chilometri. Io sono a Seraphine. Molto probabilmente, sì. Risponde bene al server. Siamo a Seraphine, è vero che siamo a Seraphine. Non siamo atterrati a Everus. Dov'è? Però qua la... Dov'è? Docking port 01 per l'Amered. Però la missione è a... La missione è a Yela, dai. Docking port 1, via, rapidi, deploy rapido! E io torno sull'Amered? Sì. Via, Amered, zack, su, zack. Che a sto punto vi lascio il posto sull'Amered e io mi prendo un caccia. Così Venus tu prendi il mio posto e ci siamo. Io ho un attimo... Eri torrettista? Ero torrettista. Ok. Redeemer Hangar 7. Grazie. Ti seguo. Che culo che... Perché sei così armato? Sei armato così pesantemente? Per dopo. Dopo Cosa da fare. A me ha lasciato il gioco. Contavo già di non morire, capito? Ah, Tenarda, ok, perfetto. Infatti sì. Dicevo, non ti muovevi. Ho presunto. Dove siamo? Anche docking port? 01. Okay. Docking port 01. Andate pure, vi raggiungo. Io ho le porte dell'ospedale che sono bugate, non si vogliono più aprire. Fantastico. Argo, che torretta preferisci? Lo stesso. Qualcuno vuole pilotare? Volete provarlo, Pollo? No, vai te. Pure tu. È scuro. Però mi sento torrettista nato. Allora Viper, in un SCU ci entrano, se non sbaglio, due armature complete, massimo, per fare la proporzione? Ci sono le casse da uno SCU nelle sezioni cargo delle stazioni orbitali cittadine. Se ne prendi una, vedi quanto riesci a riempirla di roba. Non tantissimo a livello di equipaggiamento. Ok, io e Barabbas siamo a Everus, credo. E nel frattempo mi sono anche spiratato, via. Bella. Minando, Io mi sfotto pure il carcere. Tanto alla che fine. Persona civile che sei. Esatto, io sarei andato a ammazzare i
gli NPG per rubargli la roba. Non so io. Ciao sentinella, ciao ciao. Scansiona sto cavolo. Sì, siamo ad Everus. Non me la fa riparare. Io non riesco a mettermi le bottiglie in mano e non riesco ad aprire le porte delle stanze dell'ospedale. La torretta qua non va. Hai l'artrite? C'è anche quella rotta. Anche questa funziona. Ah, ok. Allora, topperia! Ma aspetto iela io. Beh, sono riuscito a comprarmi una bibita. Barabbas, se vuoi c'è la nave pronta, Hangar 4. No, è scaduta. Canta l'ostia. Mentre eravamo qua in quanto. No. Non puoi bloccarlo? Ma dove sei, Gil? Everus. Ah, ok. Siamo io e Barabbas. Adesso praticamente siamo su stento. Fuocantibus! Cosa vuol dire Araton? Turibupu. Sai che l'ha già spannato il contratto. Dov'è? Merda, qua non vedo un cazzo però. Non ce l'ho. Bisogna andare su un pianeta. Per me. Siamo nel nulla cosmico. Secondo me a priori ti tiri da uguale, ma saltiamo su Crusader, che tanto siamo a metà. Vada, vada. Fammi riparare. Niente. Dobbiamo uscire dalle torrette? Può essere. Non me le fa riparare, ragazzi. Provate a uscire tutti quanti. Ok, ho la priority. La priority è sempre qua, Iela. Trovata. Uscito. Io sono già all'incursion site. Ok, me la do. Niente. Saltiamo su Alikos. Occhio che ci sono. Siamo in mezzo agli asteroidi. Salta, salta. Niente. E se la story e la ritiri fuori? Cameron D'Amato si chiama la merenda. Allora, dov'è la... Dov'è la missione? Su Iela. Iela. Iela data lì. Eh sì. Proviamo andare a riparare da un'altra parte. In solitaria, ta 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 ta. Arrivati. Ok, 18 km dal sito di incursione. Sono
Ci fa il quanto? Sono tutti lì e non mi prendo. Libera la torretta anteriore e sinistra, per chi volesse. Preso. Troppo lontano quello là. Ok, allora mi rigiro, andiamo un po' più avanti. Ok. Ah, siamo già in mezzo. Apollo. Mamma mia, sono già qua. Non ho letto bene il nome, ha impicale sandwich o qualcosa del genere, grazie mille del follow e ben arrivato, buonasera, buonasera. Andato. Badscar è con noi. Ok, allora noi. Ripeti il nome. No, no, chiedevo, Badscar. No. F8. Ok. Ok. Vabbè, allora. Agime, agime sotto. Sotto? Ok. Dato. Nemico dietro, ma è lontano. Spradax? No, Spradsk. Ha scoppiato niente. Okay. C'è un certo Benter. Okay. Sì, 5, 5 su 5. Oh, mi ha dato 4 su 5 a me. È che non si buggy come gli Interride. Può essere anche quello. Davanti a noi c'è. Era già buggata quella cosa qua, sì. Benter. No, come cazzo si chiama? Benter. Dato? Sì. No, no? Ha acciaffato. Ha acciaffato. Ok. Non lo riesco più a prendere. È un retaliator? No. Retaliator, easy retaliator. No, che quello lì ci one shot. Non shot no, però. Allora, prendiamo noi. Questo sembrava durasse tanto, Non andava giù. Non vedo più. È andato a sbattere contro un asteroide. Grande. Vai, vai, vai. Spara finché è fermo. Perso. Non vedo più. Davanti a noi. Ah, sotto, sotto, sì, eccolo, ecco. No, questa è sberla, niente. Ha saltato, mi sa. È probabile. Red. Ok. Moda rosso. Araton, per l'F8 skin, al 90% le vedrai con l'Invictus. Che siate plebei o mica plebei, sicuramente ci saranno le skin concierge. Ma non esistono i livelli, esiste solo l'essere ricchi o l'essere poveri. Quindi consigliarti livello 1, consigliarti livello 5 non cambia niente. Tu hai sbloccato il primo, potrai ottenere quella skin lì. Vedrai che all'Invictus la mettono. 100%. Cos'è che si sblocca, scusa, all'Invictus? All'Invictus è al 100% mettono skin per l'F8. Ah. Buono. Sì, perché è stato dato a insomma ai giocatori per con l'evento dei biglietti d'oro che comunque si è tenuto dopo l'IA, quindi nella prima finestra di sale capitalizzano malissimo. Io tecnicamente ancora un biglietto d'oro ce l'ho. Alico se lo vedo rosso. Boh. Anche volessi Barabbas non si possono giftare i premi concierge. Bene, allora siamo 5 su 5? Tutti? A qualcuno manca?
Vabbè, io sono crashato, ma fa lo stesso a me. Farò un'altra sera. Possiamo anche fare l'ultima nel caso, No, ma non ho un problema. Se spawna qua, te l'abbiamo già qua comoda. Vediamo dove spawna, dai. Esatto. Tanto per uno. Lo sai, Barabbas, che io, nel senso, portare me in battaglia equivale a un intralcio, letteralmente. Quindi, se vuoi il mio F8 per andare in battaglia, adesso con la 323 si spera che dopo comincino a ragionare anche a inventare i comuni di Org, le mie navi sono le vostre navi, quindi... Comandante Barabbas, lei, se vuole la mia Lightning Executive, porta il vessillo, no? Come facevano le legioni romane. E la skin non è una skin, è proprio la nave fatta così. Cioè, incrostata, no? Se c'è un high o un critical si può andare. Avevo solo la moderate, ho detto faccio questa, vediamo se mi sblocca qualcos'altro. Sto arrivando anch'io. Comunque, Alikos, per l'evento, quello di giugno, dovrei esserci anch'io, teoricamente. Intendi raduno? Sì. Ti sei segnato? Non ho un account bancario né niente. No, ma non c'è, non serve, è a zero. Cioè, tu devi solo mettermi i dati. Non ti fa usare la carta di credito, banca e niente. Contract complete. Ok, devo cercare dopo di capire come funziona. Se vuoi dopo ti linko e ti spiego. Minchia, sono venuto addosso. Un pochino prima mi sa. Ah, meglio da qui, comunque. Andiamo. Scusa un secondo. Andiamo, se è qui andiamo. L'ha preso sì. Abbiamo perso il motore. Manca qualcosa. Sei tutta l'ala destra. Niente, vabbè, andiamo a riparare. Abbiamo fatto 35 critiche. Avete distrutto la nave. Ci schiantiamo contro sto cazzabubbolo qua, vabbè. Ciao. Cosa vuol dire vi schiantate contro il cazzabubbolo? No, che siamo sopravvissuti a 8000 Amered e c'avevamo una navetta di merda, l'abbiamo presa in faccia e abbiamo fatto fuori un motore. Meraviglioso. Avete bisogno di un'estrazione? Veniamo a pescarvi con l'Amered? No, tranquilli. Siamo benone, adesso ce l'andiamo a carea così. Ma già a posto, guarda. Guarda come rotea felice. No. Oh, cazzo. Allora, ma che esploderebbe adesso? No, hai sparato solo due colpi. Come facciamo a giù gli scudi? Allora, vabbè. Anche in decoupled comunque ruota. Aspetta, ma se vi serve, io sto qua a fianco a voi con la Catalas. Abbandonare la nave. Andiamo sulla Catalas, dai. Abbandonare la nave. Vi do anche uno stimolo per abbandonarla. Lo sento. Autodistruzione. Sì, l'ho indovinato, bravo. Come l'autodistruzione? Ma no! Il casco. Non c'ho il casco. Facciamo un prelievo veloce. Ma che cazzo devo andare da qua? Dove sono? Dove siete andati? Dove siete? Qua. Occhio Catalas, che sei troppo vicino alla red, esplodi anche tu. E quanto c'ho di tempo? Aspetta. Io sono già minus. Minus, la vedi la quinta missione? Priority. Perché non me li dà su 5. Ah, ok, vabbè, insomma, la terza, la quarta. Se ce l'hai in priority. La nave è girata dalla parte opposta, quindi vedo il puntino ma non so dov'è, è qua vicino. Sono incapacitato. Ah, allora prova il cadavere. Dagun, prova a ruotare l'Amered un po'. Catalas. Sono fuori dal così minus appena la vede ci dà un'idea. Aspetta che ti prendo. A quanti chilometri? È a 60 chilometri. Perfetto. In quella direzione dove sto sparando. Giù di lì, dai, allora andiamo dagli manforte così completa un po' di ondate anche minus. Spara, dove? È proprio in mezzo, è dritto te, dritto, vai dritto, in mezzo agli asteroidi. Verso il pianeta. Davanti. Sì, ma tanto ero lì fuori. No! Chi è che ci ha scoppiato? Perché sposa la nave a fianco. Scoppiata la nave a fianco e vi ha preso anche a voi. Ok, dai, tutti aggrappatevi al mio Gladius, dai. Siamo morti! Aggrappatevi al mio Gladius, dai, vi porto in quanto. Ci aggrappiamo a sto cazzo. Buonasera. Eccolo! Ciao Barabbas.
Abbiamo avuto un piccolo problema. Tutti morti siamo. Ciao a tutti, arrivate le mie scuse. Buonasera. Narcane è con noi, sì. Sì, siamo io e lui che scortiamo l'Hammer dal momento. Cioè, fa un po' di fuoco dal motore posteriore sinistro, ma tutto va bene. Va tutto benissimo. Bello, qua c'è una bellissima Drake Atlas con tanti coriandoli. Resta lì, Red. Non ti muovere, che ci servono i cadaveri. Esatto, ti faccio da segnalino. Stai lì, eh. Non potrei andare. Andiamo a recuperare i cadaveri, allora? Sì, mm-hmm. Sì. Allora tutina bianca. Merda, devo andare in ospedale. Dritto così a 35 km. Sei. Vabbè. Chi sei tu? Dici minus più o meno quanto siamo a distanza. L'ho appena detto, 35 km. 35, ok, perfetto. Dritto così. Ma dove dice sberla? Dove dice sberla? Sì, è la stessa. È perché sì, noi le abbiamo completate, loro invece ce l'hanno ancora, quindi la vedono. È di qua, dove sto sparando. Ma quindi che facciamo? Andiamo con ognuno con la nostra nave? Io vedo sberla qui a sinistra. Sì, ma è più avanti. Ricordando con la Titan. Allora dimmi te, Dove sto sparando? Vengo con te, dove sei, Hangar? Guarda, lo scappare. 6, credo. 28 km. Ecco, ci sono bersagli. Bersagli? Verso il basso. Hangar 6, vieni. Tracted Jug, no. Sì, Hammerhead, 15 km. 350 in basso, esatto. Leggermente a sinistra. Vieni. Sto arrivando. Vieni, okay. Che ci divertiamo. Occhio agli asteroidi. Marte, qual era l'hangar tuo che mi hai mandato via? Parti. Ok. Ho fermato Hammerhead, Thatcher Young. Thatcher Young, lui. Thatcher Young. C'era uno qua con me che non so chi era. Ero io. Non ho visto il nome, l'ho imprigionato nell'ascensore e l'ho mandato a fare culo. Pensavo che mi volesse rubare la nave. Venite da me o no? Sì, veniamo. Stiamo arrivando. Sì, sto andando con Tyler a sto giro. Almeno lui non è cattivo con me. Anche un altro. C'è un player? C'è anche un passaggio, ma monoposto. Ah, allora niente. Con noi. Non sei cattivo con me, giusto? Quindi se torno da te. No. Allora, io sono già il mio cadavere. player. Ma te l'hai schiantato contro. C'è il player. Ma chi cazzo è che si è schiantato? È schiantato un player, ha fatto kamikaze e non riusciva a sparargli. Era troppo angolato. Gulurak. Player. Sto culo. Comunque Dani, dentro la nave non è morto nessuno. Subito fuori sì. Però quello. E io ti stavo rianimando. Mi hanno fatto sempre mettere su auto il coso. Ok, Hammer il fatto fuori. Un altro sotto. Allora. Igawa. Dato. Mi butto fuori, vado fuori. Aspetta. Igawa. No, vado al volo. Mi lancio. Ho fatto. Sono lanciato. Comunque vi consiglio di scansionare continuamente, così li vedete prima. Specialmente i player. Dove sono i cadaveri? Qua vedo un cadavere con quello di Dart. Arrivo, eccomi, quasi sono arrivato. Quasi quasi gli rubo il coso. No, non mi rubare niente. Davanti c'è un altro cadavere. È il mio cadavere questo. E che cazzo faccio? Aspetta. Non ho segnale. Idem. Minus te, vedi qualcosa? È sparita. Sì, non ce l'ho più neanche la missione. Ah, quindi completata o sparita? Sparita. Okay. Non mi ha detto che l'ho completata. Non ho capito. Prova a vedere se ne hai un'altra di priority sempre. Ho guardato, no, non ce l'ho ancora. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, Solo. Aspetta.
Gli occhiali, come faccio a indossare gli occhiali? E li trascini sulla testa? Non me li dà. Ah. Mortacci. Ci sono più ne... No, li ho messi nello zaino. Fatto. Fa impressione il mio cadavere qua. Non ho capito, Sberla. Cosa vuol dire io ho end una overdrive da fare? Oddio, chi mi ha investito? No, scusa. E fa una roba. Toccato. Minus, guarda nelle... Guarda nelle terminate di missioni. Se vedi il numero... Sì, mi è comparsa adesso la priority. Perfetto. Un attimo. L'ha inglobato al volo. Questa che roba. Niente, 32 milioni di chilometri. Ok, distante, perfetto. Aston. Fa lo stesso, dai. Gil, mi sa che ho preso il tuo cadavere. Eri rosso? Avevi qualcosa di rosso? No. Allora, signori, al volo, io chiudo che sono arrivato, che è mezzanotte perfetta spaccata, e direi che buona parte abbiamo spuntato le 5 missioni della fase 3, così chi deve farsi carea si fa carea, se qualcuno vuole rimanere e fare delle altre per allineare magari il buon Minus e Sberla, insomma siamo già qua. E allora, sì. Adesso c'è Pasqua, quindi sto fine settimana, se proprio mi scappa una diretta, ma non è niente di organizzato, per rifinire / completare questa fase 3 e per eventualmente recuperare le fasi precedenti, rimaniamo fra mercoledì e giovedì della settimana a venire. Poi nel caso confermo lunedì, insomma Pasquetta, vi confermo il giorno preciso. Va bene, grazie a tutti, come al solito è stato un piacere. Grazie a te. Ci sentiamo in sti giorni. Grazie mille per la serata. Grazie ragazzi. Auguri a tutti. Ciao ragazzi. Molto bene signori, siamo giunti al punto anche con questa fase 3, siamo riusciti buona parte a spuntare quella che è appunto la fase, siamo a metà di questa seriale di missioni concatenate. E per chi vuole, domani mattina il buon Dart insieme alla banda Saponetta e compagnia cominciano dall'inizio il ciclo delle tre fasi già passate, quindi se qualcuno vuole recuperare in Discord non è necessario parlare, basta anche solo il microfono, ci si butta in party, domani mattina alle 10:30 ci si trova e si va. Ovviamente in questo weekend lungo pasquale sicuramente ci sarà opportunità di giocare assieme anche offline, quindi tenete d'occhio i canali vocali, tenete d'occhio anche eventualmente le nostre chat per il Discord, per chi ancora non è entrato insomma nel nostro server che funge un po' da quartier generale virtuale. Nella descrizione trovate il collegamento, insieme ovviamente ai collegamenti a tutti i social servono più che altro a me per darvi idea di quando siamo in diretta, per rimanere in contatto, quindi se volete buttare un follow, poi ogni tanto arriva anche qualche post originale o vagamente originale. Allora, non abbiamo parlato dell'inside sull'interfaccia utente perché ho già scritto il video stamattina, tra ieri sera e stamattina, domani mattina sarebbe mia intenzione registrarlo, quindi presumo che in questo weekend pasquale avete anche un video dedicato alle novità sull'interfaccia utente, che sono, dopo gli anchor persistenti, l'inside sull'interfaccia utente è stato il mio secondo favorito di questa stagione invernale della rubrica settimanale sulle novità di sviluppo di Star Citizen. Del raduno, come detto, stasera non abbiamo parlato, ma 15 giugno, per chi è interessato, nello shop del merchandising calce, ma adesso facciamo che vi metto anche il link, ho sistemato un biglietto che è gratis, quindi 0 euro, di interessamento, quindi non è una conferma. Semplicemente voi avete l'idea di partecipare a questo raduno che si terrà in provincia di Verona il 15 di giugno? Se avete l'idea lo acquistate, così io mi rendo conto di quanto interesse c'è e dopo in base proporzionalmente a quello che so essere un numero coerente, quindi un minimo di 12-13 conferme mi servono per forza, avvio le macchine per l'occasione. Il link è quello appena annunciato in canale Twitch. Mi raccomando, è proprio a 0 euro, proprio fatto per raccogliere solo il numero preciso di partecipanti. Se portate l'amorosa, mi raccomando, prendetene due e non uno. Giveaway.
ci avviciniamo all'Invictus. L'Invictus sarà occasione di un doppio giveaway, come già annunciato all'inizio dell'anno. Uno sarà dedicato agli abbonati, uno invece sarà libero a tutti. Ovviamente in palio ci saranno scafi con assicurazione a vita come consuetudine. Questo grazie ovviamente alla vostra innaturale e perpetua generosità nei confronti del canale, che vuole naturalmente essere una vetrina di intrattenimento, una vetrina di gioco per quello che fanno i ragazzi che stasera e che tutte le sere ci accompagnano, perché ragazzi, il canale è nato proprio per far vedere come Star Citizen può mettere assieme le persone, può far giocare le persone. Quindi quando voi decidete in maniera malsana di buttare un abbonamento, di buttare un bit, di buttare una donazione, quello che volete, sappiate che tutto vi torna, torna a voi comunità sotto forma di concorsi, sotto forma adesso eventualmente anche di qualche evento dal vivo come questo primo raduno. Se questo primo raduno funzionerà bene, è mia idea renderlo una costante, renderlo una tradizione. Non dico a livello del CitizenCon perché ovviamente non c'è paragone, però sapete, insomma, avere anche un raduno all'anno in cui poterci trovare, che sia una data, non dico fissa, però almeno una settimana fissa, e che sappiate come funziona e cosa comporta, non sarebbe una brutta idea, anche perché è ora che, come dicevo nella scorsa diretta, ci troviamo dal vivo e io devo avere la possibilità di stringervi la mano e di ringraziarvi, non a parole, non davanti all'ottica di una fotocamera, ma dal vivo, insomma, conoscendoci anche. Sì, molti di voi ormai non sono solo compagni d'arme, sono persone con cui veramente ho condiviso degli anni di quello che è un hobby, di quello che è un divertimento, di quello che è tempo libero. Sapete, il tempo libero è la moneta del mondo corrente, quindi le persone con cui lo condividiamo hanno un valore inestimabile. Tutti voi avete un valore inestimabile per me, quindi grazie davvero a tutti ragazzi. Ci aggiorniamo, come detto, mercoledì o giovedì, tenete d'occhio gli eventi su Discord. Io comunque sono sempre disponibile anche quando non sono in diretta. Se vi serve qualcosa, qualsiasi cosa, se volete giocare assieme, non solo a Star Citizen, scrivetemi e ci si mette d'accordo. Volate sicuri, giocate a questo Overdrive che vi garantisce l'F7A e ci vediamo fra mercoledì e giovedì. Buonanotte.